Ciao a tutti ragazzi, buonasera, ben arrivati e ben trovati alla nostra ennesima live a tema sui personaggi. Quindi siamo andati stasera a ritirare fuori un tema che avevamo già approfondito, che era Genshin Impact per l'uscita dei nuovi personaggi, e abbiamo come ospiti Marco Bonsai Rex, che già conoscete, e Matteo Dodo, un altro dei nostri insegnanti di Lucca Manga School, yay, della fattispecie l'insegnante del corso Copic. Quindi un bel applauso per tutti, un applauso silenzioso e mutato, però se lanciate dei petardi da casa vostra provo a vedere se magari c'è qualcuno che ci segue da vicino, se con il binocolo riesco a beccarli. Più forte sarà il Bengala, maggiore sarà il messaggio, un po' come la sfera Genki da Mad di Goku, ok? Boiate a parte, cominciamo con la carrellata dei disegni e cominciate pure anche a scassare anche voi dal pubblico se volete vedere, fare obbligati. Allora, intanto c'è Giovanna con il suo personaggio, allora c'è LOL, buonasera, Mangaka Dario Caverna Fan One, un nick, un ciao. E poi Peifeng, che penso che sia qui per Giada. Ciao Peifeng! No, vabbè, è per tutti Peifeng, perché io l'ho conosciuta dal vivo e so com'è carinissima come ragazza, quindi ogni volta che la vedo, ciao Peifeng! Allora, scusate ragazzi, chiedo a LOL un attimo, stiamo laggando? Perché non mi sembra, qui su coso, su Twitch, vi vedo tutti fluidi, provo a fare un balletto, faccio la danza chica chica. Io anche ogni tanto sento un po' di lag, ma... No, il balletto è... Ok, no, tutto ok, dicono. Ciao. Ok. Faranno... Allora, vabbè, dai, ok. Ah, Cathy Art! Ciao, Cathy, ciao, Sophie, un saluto per te. Giacomo che ci fa subito una domanda. Intanto Giada parla pure del personaggio che hai scelto, per quale motivo lo hai scelto, per quale motivo ci stai mostrando la sua parte anatomica migliore, probabilmente. No, sto scherzando. Ma... allora, io Genshin Impact ammetto di conoscerlo molto poco, molto laterale, anche se ne sono affascinata a bestia e vorrei giocarci tipo tutto il giorno, ma purtroppo non ho mai il tempo, ho avuto fisicamente per poterlo fare, quindi tipo piango in silenzio e mi godo un po' quello che vedo, quello che trovo in giro. Questo personaggio tra l'altro mi è stato suggerito da Matteo, che ci ha mostrato un po' tutto quello che sarebbe uscito nella prossima espansione, e vi giuro, ho amato tantissimo lei come personaggio, perché mi è stato detto che è una volpe, e c'è anche un'immagine che mi ha mostrato Matteo più di una volta, che si vede lei nella versione volpe, che è una volpe piccina così rosa, stupenda, e adoro tantissimo. E quindi adoro tantissimo, e ho deciso di farla perché è proprio bella, l'ho vista e ho detto, è proprio bello come personaggio. Mi piaceva metterla di schiena perché secondo me ha una schiena scoperta troppo, c'ho i miei fetish sulle donne che devono avere schiene scoperte. Quando hanno schiene scoperte le devi mettere in mostra, ragazzi, quando c'è qualcosa di scoperto va messo in mostra, dai. Aspettate un attimo ragazzi, salutiamo Kiyotaku che è arrivato, Frenchy, e colgo l'occasione per fare a tutti quanti una domanda che secondo me è fighissima. Faranno un anime di Genshin Impact da UFO Table? E io dico, boia. Sarebbe una cosa bellissima. Penso che tu auspichi in una cosa del genere. Penso che, non lo so. Qualcuno di voi sa qualcosa in proposito? No. Purtroppo no. Avevano fatto un manga all'inizio, ma non l'hanno mai portato avanti. Non penso che gli interessi molto portare avanti roba che non sia il videogioco. Ma davvero ci hanno fatto un manga? Dov'è? Sì, c'è qualche capitolo di manga online sulla pagina di Genshin Impact. Io l'ho letto, molto interessante, però molto disegnato anche bene. Il problema è che si interrompe e non continua, è da un anno e mezzo che è così, e quindi non penso che vogliano così. Cavolo, sarebbe bellissimo, ma ragazzi, poi UFO Table sappiamo bene chi sono, perché stanno facendo attualmente Kimetsu
no Yaiba ed è, credo, forse una delle serie animate più belle che ho visto negli ultimi 20 anni. E sì. sarebbe figo, però credo che sarebbe anche una produzione che avrebbe un costo esorbitante, visto che i personaggi sono un casino biblico già solo da disegnare. Pensate ad animarli, ragazzi. Poi li animassero in 3D, provate a ricordarvi tutte le polemiche che si fa ogni volta che esce fuori una serie in 3D. Che schifo il 3D, che schifo il 3D. E vabbè, il quadro è completo, ragazzi. Penso che fino a quando non ci faremo piacere il 3D come metodo di animazione della roba come Genshin Impact, la vedo dura animarla per bene. Anche perché eppure una serie animata in 3D di Genshin Impact, io che non amo particolarmente in 3D, ce la vedrei divinamente. Sì. Anche sì, perché anche siamo già abituati a vedere l'animazione 3D dei personaggi, cioè comunque la grafica in game è 3D, non è che te la distorce più di tanto, sarebbe carino in effetti. Io se ammazzano Paimon sarebbe no. Il cibo d'accordo. Di emergenza mi sta sempre sulle scatole. No. Ragazzi, in inglese Paimon è insopportabile, ve lo dico. Meno male che ho trovato il modo di cambiare la lingua in giapponese. Già in giapponese l'avrei fatta. Già in giapponese è terribile, concordo. Però ragazzi, poi... No, no, non si può, veramente. Passiamo un attimo a tradimento, a fare una lotteria. Ti mostrerò adesso e mostrerò Bonsai. Che vabbè. Mi dispiace, scusami, se no che tradimento sarebbe? Spiegaci qual è il personaggio che stai facendo. Ragazzi da casa, vi rinnoviamo l'invito. Se volete disegnare qualcosa, postarlo sulle vostre pagine Instagram e taggarci anche tutti quanti, fatelo, perché per noi sarebbe motivo di grandissima gioia. Allora, prego, io Marco. Sto facendo Shen-He, che è il personaggio nuovo che uscirà stanotte. Ed è la zietta del ghiacciolino. Chong-Yun. Ah, ok. Hai detto matte? No, scherzo. No, ho detto attenzione perché è molto rischioso e oggi siamo in netto superiorità. No, non fatelo. Oggi doppio Matteo, non solo uno ma due, quindi... Allora faccio otto matte, ma da ora in avanti dirò doppio matte, ok? Doppio matte. La battuta buongiornista l'ho fatta. Marco, puoi continuare? Scusami se ti abbiamo brutalmente interrotto. Prenditela almeno... con tuo marito, ecco. Già condividiamo la stessa casa, ma due spazi diversi, perché altrimenti ci diamo noia stasera, quindi siamo divisi. No, allora, lei è un personaggio con la lancia di ghiaccio. E oltretutto, da quello che mi ha detto Marito, che è più informato di me, probabilmente sarà una supporter più che un attaccante. Mm-hmm. Quindi ci sta molto bene col nipotino, con la spadona. Sì. Ma sì, soprattutto con lui, anche facendo. Perché lei supporta solo i personaggi Cryo, e quindi è il Chong-Yun permette a tutti quanti i personaggi di utilizzare il Cryo in qualche modo, quindi sì. Fanno proprio un ottimo cambiamento. Oltretutto fanno anche uscire Ganyu in questo pool qua, e quindi le possono, mm-hmm. ce le vedo anche bene insieme. Sì, probabilmente raddoppierà il danno di Ganyu o qualcosa di simile. Ma e quindi praticamente sarà un supporter che farà da supporter trasferendo l'elemento Cryo a tutti quanti? No, questo è Chong-Yun che permette ai personaggi che usano spade, lance, claymore di utilizzare il Cryo quando attaccano. Lei aumenta il danno basandosi sul suo attacco, però solo il danno Cryo, quindi è un supporto molto specifico. E quindi sarà interessante anche giocarci attorno, provare a combinarla col nipote in modo da permettere anche a personaggi che normalmente non possono avere il suo buff di essere potenziati da lei. È figa questa cosa, cioè è un modo di giocare che mi è sempre piaciuto, quello di combinare gli elementi, poi è un divertimento assoluto. Uno dei maggiori di Genshin Impact, come gli effetti vapore acqueo o l'effetto congelamento assolutamente elettrico. Sono una roba veramente meravigliosa. Poi comunque tutti qui parlano di pullare. Voi, io ho scoperto di non aver perso i miei salvataggi, però ho rinnovato
ho rinnovato la convinzione di essere uno sfigato totale, perché non ho pescato un personaggio buono mai. Ho buttato gemme in quantità industriale, quindi a meno che qualcuno di voi non me lo regali per il compleanno, non avrò mai un 4 o un 5 stelle. Arrivederci prima. Ma qual è il vostro party preferito al momento? Stai chiedendo alla chat oppure... Ma anche. A tutti, anche. Ma io un party preferito ce l'ho, però è il party classico. Metto sempre Lisa, poi le due ragazzette di fuoco, quella col tanuki e quella con la bambola esplosiva, perché sono dei personaggi comunque sono usciti da poco, cioè sono usciti per prima. Amber e Amber. Esatto, Amber e l'altra, che è quella che trovi nella quest per il cibo. E poi in genere metto come si chiama la strega elettrica? Elisa. Elisa, sì, sempre lei. Poi vabbè, l'ultimo personaggio è un jolly, di solito ci metto un po' personaggi a caso, a seconda di quello che mi serve. Vorrei giocare in modo un po' più specifico, ma mi dovrei dedicare un po' più di tempo. Alessuari, buonasera a te. Barbara Rosario, guarda, ti hanno già scritto, Amira Lumine ti ha detto il suo. Barbara Rosario Balle Shanling, ok, quindi vai su... congelamento pyro, così un bel po' di reazioni che avvengono contemporaneamente, molto interessante. No, il mio invece è Utao, Xingqiu, Zhongli, okay, e Raiden Shogun, è molto pesante di 5 stelle, a parte un ragazzi, intanto io mostro a tradimento le persone. Ciao Matteo, eccoti qua. Ciao. Allora, io sto facendo adesso la skin di Ningguang, quella che riceveremo gratis nell'aggiornamento, e sto provando a ambientarla in un combattimento contro Zayal, contro il boss che ritornerà. Il problema è che non so se avrò tutto il tempo stasera, al massimo poi lo finisco dopo. Ah, ma quindi la riceviamo gratis la skin? Mm-hmm. Sì, in questo update verrà regalata a tutti quanti. Solo la sua, quella di Kichin invece è da acquistare. Maledetta. Una skin gratis, vabbè, gratis non si butta via niente. Però Ningguang non è un personaggio che uso spesso, devo essere sincero, ce l'ho, ma l'ho evoluto anche. Io no. Però vabbè. No, a me piace no, tantissimo. Ningguang è abbastanza comune da pescare, no? Scusate. Cosa? Ningguang non è abbastanza comune da pescare? Sì, abbastanza. La puoi addirittura comprare nello shop ogni tanto. Quindi, e inoltre... C'è un'altra combinazione. Mona, Kokomi, Jean e Yula. Ah. Ok, addirittura due healer. Vai proprio pesante sulle cure, non vuoi morire. Sì, non morirai mai, esatto. Non vuoi morire. Non vuoi morire, ma io neanche. No, perché tecnicamente basterebbe già Kokomi, però è carino come team. Perdonatemi se rido, mi viene in mente la mia amica... Mi viene in mente una mia amica che quando tipo la barra della vita scende sotto sotto il verde anche solo di mezzo millimetro inizia a impanicarsi, quindi... No, no, ma con quel team quella non riesce ad arrivare a quel punto, cioè molto prima... Ma questa è la storia del rifornimento di benzina, c'è chi la fa quando è in riserva, c'è chi la fa quando scende. Esatto. Mamma mia, ragazzi. Esatto. Ora tutte le volte che farò rifornimento mi verranno le paranoie. Esatto. Che tipo di persona sono? Esatto. Ma io mi sbordo alla destra o alla sinistra del letto? Io sono una persona di riserva. Allora, ragazzi, hanno chiesto che personaggio farà Dotto, tra poco lo mostrerò. Intanto, scusate, non Dotto, Dodo. E invece stavo dicendo i commenti di Dotto, scusate. Dotto, perché tra l'altro fa molto ridere. Quindi voglio dire, eccone un'altra bella combinazione. Intanto ne approfitto proprio per Dodo, con la D. Ma mi fa molto ridere che mi chiami Dotto come un nano, vista la mia... No, esatto. Dotto è uno dei nostri spettatori, è quello che ci ha dato l'ultima combinazione. Sì, ci eravamo già sentiti. Io sto facendo Ganyu, perché è un personaggio che mi piace tantissimissimo.
però non sono riuscito a prenderla la prima volta che è uscita, per cui si spera, sì, visto che uscirà tra poco, di... Quanto hai? Quanto... Ah, quanto... Di pool da fare? Sì. Pochissime. Ma perché ho preso... volevo tanto Itto e... Ah, proprio di fila così. Vabbè, ne regalano, esatto, un bel po' nella giornata. Infatti, io mi sto... Cioè, mi spero in quello, appunto. Buona fortuna. Spero di ottenerne, esatto, spero di ottenere un po'. È un disegno propiziatorio, perché in realtà per adesso tutti i personaggi che ho disegnato dopo un po' mi sono arrivati, per cui speriamo che sia di buon auspicio. Okay. È vero, io ho fatto una bellissima illustrazione di cosa? Di Mona, e non mi è mai arrivata Mona. Arriverà, vedrai che prima o poi comparirà. La maledizione. Allora, altra combinazione, aspetta un attimo che la volevo mostrare, ma qui stanno scorrendo i commenti, maledetti, smettetela, scusate. Lumine, Bennett, Barbara e Noel. Non ricordo, che elementi sono questi? Qua proprio andiamo su tre healer addirittura. Protagonista, Highlander. Tre protagonista healer, okay. Bennett e poi due healer. Bella questa cosa. Vabbè, c'è chi si sente. Abbiamo tutti, abbiamo praticamente una chat di tank, di gente immortale. In... Esatto. Sì, che probabilmente vanno uno o due personaggi a massacrare e tutti gli altri in guarigione. Non c'è la guarigione automatica, non funziona come Dragon Age, già, è vero. Ok. Dovevamo fare questa live mentre disegnavo Lisa. Vabbè, Valevi, ridisegna un'altra Lisa. Tra le altre cose l'ho disegnata anch'io, Lisa. Ma non devo disegnare anch'io dei personaggi propiziatori, ma li devo disegnare con più convincimento. Ora rifarò una mona. Esatto. Aumenta la convinzione. Una mona, io picchio qualcuno, ragazzi, perché io quel personaggio lì lo vorrei tantissimo. Tra l'altro, l'ho anche visto in alcune walkthrough. Sarebbe utile, anche perché è un personaggio acqua, mona, giusto? Sì. Sì. Acqua è molto, molto utile. La puoi addirittura utilizzare con pochissime risorse, perché la sua abilità principale non necessita di artefatti o robe simili, semplicemente di essere livellata, e aumenta un sacco il danno di tutto il team. Pacca boia. Tutto questo è ingiusto. È veramente molto ingiusto. Però avrei molte possibilità di ottenerla, visto che tutte le volte c'è da vincere il 50-50 nel banner, e se lo perdi puoi ottenere anche lei. Va bene. Esatto. A questo punto, Sofia, tu hai fatto qualcosa? Sto facendo, adesso te lo metto. Puoi mettere, grazie. Lo sai che rompo sempre le scatole io. Aspetta. Cosa cavolo ha fatto il mio computer? Aspetta! Non ti preoccupare, intanto mostrerò dei commenti. Io ne ho disegnati troppi di personaggi Genshin e sto continuando non sapendo il perché. Sto a 4 personaggi con quello che sto facendo ora. Buono, vabbè, buono. Io sto a 5, ho vinto. No, sto scherzando, scusa. Scusa, Omine. Di aver detto questa cosa. Vabbè, continua, sono personaggi bellissimi, ragazzi, se vi esercitate sui personaggi di Genshin Impact a livello di character design crescete, diventate tantissimo, immortali. Ah no, sì. Esatto, diventate immortali, esatto. Più che avere 5 healer in squadra, mi date come migliorare a disegnare per far somigliare il mio stile alla fan art, perché sembrano due mondi diversi. Aspetta un attimo, che vuol dire? Cioè, la tua fan art è una fan art proprio perché te disegni qualcosa di uno stile di un autore con il tuo stile. Tutti noi mettiamo qualcosa di personale in queste fan art, che non è una semplice copia dei disegni di Genshin Impact. Quindi Valevi, più che copiare e basta quello che vedi per assomigliare al disegno, secondo me sarebbe buono che ti concentrassi a dare la tua personalità ai disegni. Questa è la mia opinione. Voi che ne pensate, sì, ragazzi? Assolutamente. È la cosa più importante, secondo me. Non fare un'esatta copia, ma dare un proprio brio, una propria spin al disegno. Allora, intanto, ragazzi, metto a tradimento Sofia. No, a tradimento un tubo. Sofia, hai fatto una scena romantica. Sì. Eccola! Aspetta un attimo, quello è 20. No, vero? No, vero. Il vedo. No, allora è su Croze. Sì, lei è su Croze. No, quello che sa poi, cioè c'è su Croze e poi ci sta. Allora, premessa, ragazzi, io non so un tubo di Genshin Impact.
perché non ci gioco, sto attendendo che esca per la Switch, sto iniziando a perdere le speranze nonostante l'abbiano annunciato, di conseguenza io mi sono affidata a quello che ha detto Matteo, quindi se non piacciono al mese sono così insieme, date la colpa a Matteo, mia no. Sì, no, beh, ci sta. Vabbè, è proprio, io credo sia la ship più canon della storia. Come ha fatto i cosi qua lei, che sono assurdi, però... Io pensavo che la ship più canon fosse 20 con di Luke, comunque vabbè. aspetta, questa mia è nuova. Sarebbe stato bellissimo. Scusate, no, pensando al carattere dei due personaggi mi fa ridere tantissimo, perdonatemi. No, sono proprio uno di opposto all'altro, però 20 sarebbe contento perché avrebbe un sacco di vino gratis. Sì, esatto. 20 allora, Master aspetta, of Trap. Allora, vediamo, allora... allora, Vale V, sì, hai ragione, ma almeno i vostri somigliano ai personaggi, comunque grazie mille, non ti preoccupare, quando io ho fatto a 7 anni ho provato a fare Kenny il guerriero, ok? Ho provato a disegnarlo, faceva cacare, la rabbia che ho provato io ce l'ho ancora addosso, cioè quindi cioè, io quando a 16 anni per la prima volta sono riuscito a fare un Kenny il guerriero che assomigliava al disegno che vedevo nei manga, sono stato felicissimo, ma ci ho messo un casino. E basta semplicemente che abbiate pazienza, non vi preoccupate, i vostri personaggi prenderanno forma piano piano. Poi vediamo, se è così alto Tartare Zombie, non riesco a capire perché non ho seguito la chat, ragazzi, scusatemi. Qui ti dicono, Sofia, che caruccia su Cross. Grazie. Mati dice, però per cominciare a imparare va bene copiare le illustrazioni, ovvio, certo, ovvio. Non preoccupatevi però quando fate le fan art, cioè sentitevi liberi di poter sperimentare anche un pochino, ragazzi, non pensiate soltanto a fare una copia, la copia e la costruzione e ricostruzione, credo. Sì, allora, no, ship migliore Caeia di Luke, ok. Anche no, effettivamente sì, lo sapevo. Ha ragione. Vabbè. E volevo anche ragguagliarvi su una cosa. Ve ne rendete conto che quando Genshin Impact uscirà sulla Switch, i personaggi di Genshin Impact inevitabilmente finiranno in Super Smash Bros, vero? Madonna. Il problema è che sì. non uscirà sulla Switch. No, allora, per la Switch ormai l'hanno annunciato, cioè non possono ritirare la cosa. L'hanno annunciato però non due anni fa. Non Sofia, possono fare quello che vogliono. No, allora, il problema della Switch che stanno avendo con Genshin Impact è il drive. Perché la Switch non regge una cosa così pesante. Di conseguenza lo stanno tipo, mi sa, rifacendo da capo per riuscire a filarlo sulla Switch. No, però dai, regge Zelda. Ma Zelda è meno pesante rispetto a questo, già solamente tutti i personaggi. Veramente? Se pensi alla grafica di Zelda in confronto a quella di Genshin. Anche quella, ma poi soprattutto, cioè, tu pensa solamente alla quantità di personaggi che devi mettere da Genshin Impact alla Switch. Però lo regge un cellulare, cioè non mi spiego. Zelda sono cose. Due persone. Dipende che cellulare. Però la ragazzi, i drive delle console Nintendo non sono interiori tecnicamente, sono solo diversi. Cioè, certo, sì. Quando il tipo di programmazione sono un po' difficili da gestire, anche perché quasi tutte le informazioni Nintendo restano proprietarie. E quindi diventa un pochino incasinato, ecco, lavorare sulle console Nintendo. Quello me l'ha detto un amico che è abbastanza esperto del settore. Sì, okay. Ma poi ti ricordo che cioè, in generale la Switch è stata una delle critiche principali alla console, il fatto che in generale la Switch regge pochissimo i giochi in realtà. Anche Zelda, mi lagga spessissimo, ad esempio. La Switch ha un drive che è molto più lento di tantissime cose, che appunto è la lamentela. C'è gente che se lo autopotenzia, il che mi fa molto ridere. Però... Allora, qui ragazzi, sono l'unico che odia il character design di Caeia, perché davvero trovo osceno, penso peggior personaggio. Mr. Dotto, non lo so perché, è un tizio guercio, l'unico che riesce ad avere qualcosa di non figo, tipo un occhio cavato o qualcosa del genere, non ne ho idea. A me francamente non dispiace per nulla, comunque. A me non piace, ma a me non piace neanche di Luke, cioè loro due proprio non mi piacciono, non ce la posso fare. No. Vabbè. Perdonatevi, io sta disegnando 20.
perdonatemi, io praticamente tutti i personaggi di Genshin Impact sarò fuori luogo, li trovo tutti bellissimi, io trovo dei chara design uno più bello dell'altro, è come guardare Final Fantasy, cioè io quando guardo Final Fantasy faccio tipo, ah, Dio che bello, ecco, uguale. Ragazzi, vi interrompo solo un attimo, Vale V, un off topic, vi seguo da un po' e mi serve un po' di buona fortuna, ho mandato un curriculum vitae alla mia fumetteria di fiducia, sperate per me, sarebbe fantastico. Buona fortuna. tanti cuori Vale V, una Genki Dama per la nostra energia e già mani al cielo. Guarda, c'è anche Gundam qua. Anzi, Vale V, facci sapere qual è la tua fumetteria, che così verremo a prendere i fumetti da te. Ti facciamo un po' di... Siamo in Lombardia e noi siamo a Catania, noi verremo apposta, esatto, con il furgoncino di Scooby-Doo, tutti assieme. Ripensiamoci, dai, ragazzi. Va bene, ok. Allora, qui Roby... Genshin Impact, Zelda è comunque una landa desolata, non come Genshin, che è piena di robe. Oddio, non è proprio vero. Tra l'altro Zelda aveva una cosa, ragazzi. Il fondale è completamente interagibile. Ogni singolo dannato albero di Zelda, te ci puoi montare sopra. Cioè, quindi Genshin Impact ha preso da esempio il fondale interattivo di Zelda, Breath of the Wild, secondo me. Perché io la prima volta che l'ho visto e che ci ho giocato ho trovato un livello di interazione mostruoso. Sì, con gli alberi solo su alcuni. In generale, cioè Zelda è tutto un gioco estremamente enorme, semplicemente c'hai meno... No, in realtà non è neanche meno queste secondarie, perché ce ne sono un fottio. Cioè, ragazzi, io Zelda ci gioco da... Ah, ciao Zashi! Aspettate che a me se... interrotto lo streaming a cacchio. Non ti preoccupare, aspetta un attimo. Mando in streaming la roba di Matteo, sempre a cioè, più che altro, ragazzi, che Zelda ha meno personaggi. No, allora, salutiamo Daigo 1207. Scusami Sofia, diamo il benvenuto alla nuova matitina, e volevo farti vedere questo commento di Mr. Dotto. Sofia, scateniamo il bestio, facciamo imbestialire Sofia. Vabbè, seguire Sofia su Instagram, attenzione, ma Dotto, tu vuoi morire. Fai quello che vuoi, a me non interessa, a me comunque di look continua a fare schifo, cioè puoi fare quello che vuoi, ma non mi cambi idea. Cioè, la Sofia, Luke, Kaeya e Zhongli, non me ne piace nessuno dei tre, sono gli sbagli. Neanche Zhongli. Non mi piace quel cazzo di codino tantissimo. Sofia si è triggerata. Il codino nella mia classe non lo posso vedere, mi fa schifo. Io mi nascondo da Sofia incazzata perché sono sotto di lei paurissima. No, per me è Giada, il codino sì. Codino, allora, ragazzi, Red Kurumi, Mr. Dotto, sono così all'inizio, ma poi sono diventata una simp. Ecco, vabbè, non so se sia una cosa buona o cattiva, però... Sì, essere simp va sempre bene. Ben arrivata! Se lo possiamo dire su Twitch, mi sa di no. Cosa? Ok, noi diciamo dire. Simpatico, intendi simpatico, vero? Esatto, simpatico non possiamo dirlo tecnicamente. Perché c'è stato un problema su Twitch che l'hanno praticamente bannato come parola, non si può, come hanno bannato la comunità da TikTok, insomma. Che cos'è il Geoda? No, Emine, che cos'è il Geodaddy? Zombie. Scusate. Il suo nomignolo. Non gli piacciono i Daddies a Sofia. Io vorrei iniziare a giocare solo per Ito. Cat Art, mi sa che tra poco ti potrò accontentare, perché restava da mostrare il mio personaggio. E io l'ho scelto. E tra i personaggi nuovi, Ruggine, qual è il più adatto a te? Eccolo! Vai! Ragazzi, memore di Shoot and Doji di Gonagai, gli orchi mi sono sempre piaciuti tantissimo. Idem. Lui è figo. È figo e mi piace, solo che mi sono reso conto che è un casino biblico da disegnare. Adesso mi sto un po' cagando sotto perché non lo finirò mai. Che figo che è.
Bello, bello, cavoli. Allora, poi non gioco a Genshin, ma adoro il character design dei personaggi, tanto che su Twitter ho visto il progetto fanmade di un mazzo da poker a tema Genshin, Royal Edu, e ho deciso di autoregalarmelo per il compleanno. Silvia Setti, tu sei una persona che capisce le proprie priorità. E giusto. Giusto, giusto. Ti vogliamo bene, dico. Poi volevo dire una cosa, un'ultima cosa, Daigo. Daigo, il tuo nick mi piace tantissimo perché il protagonista di un cartone di robottoni bellissimo si chiamava Daigo. Questo cartone era Gordian, che non conoscerai perché sicuramente è uscito 14 anni prima che tu nascessi. Però ti volevo dire questa cosa, ok? Allora ragazzi, c'è una domanda per tutti e intanto mi nascondo perché il mio disegno non è ancora finito. Rimetto il disegno di Dodo a tradimento. Il vostro personaggio preferito? Prego ragazzi, non lo so a livello quello di design, quello che sta disegnando Ruggine, magari diciamo a livello di design e chi ci ha giocato, anche quello che preferiamo a livello di gameplay. A livello quello di gameplay mi dispiace dirvelo, Kaeya per me è fortissimo. Kaeya io lo uso molto, molto, molto volentieri, a me piace. Ci sta. E no, Matteo, io non lo uso più perché è da un po' che l'ho messo in panchina. Io adoro Utao sia come gameplay che come design, ma ultimamente sto usando più Raiden Shogun di Utao. Raiden Shogun, tanta roba. Sì. Che ce l'ho anch'io Raiden Shogun? No, non ce l'ho forse, o sì? No, forse la potrei pullare tra un po', ma... Non penso che tu ce l'abbia, visto che non avevi ancora recuperato l'account quando è uscita. Porca miseria ladra, va bene. È quella con che si toglie la spada dal décolleté, diciamo. Ok, me la ricordo adesso, ecco perché l'avevo disegnata. Tu l'avevi disegnata. sì, l'avevi disegnata. L'avevi disegnata con la lancia. Sì. Allora, vediamo un po', vediamo un altro po' di commenti. Itto, neanche a me piaceva, poi ho giocato la quest e mi sono accorta che è un bambinone. Ok. Sì. Spoiler, è adorabile. Beh, sono d'accordo, è un bambinone. Dovrebbero fare un artbook con tutti i personaggi, sarebbe molto interessante studiarli uno per uno. Io penso che qualche artbook l'abbiano già fatto, ma sarebbe un peccato comprare un artbook e vedere che escono una tonnellata di personaggi nuovi. Mi brucierebbe troppo. Aspetto ancora un po' per cercarne qualcuno. Allora qui, Valevi, sono indecisa tra Albedo e Diluc. Albedo, perché Diluc è brutto. No! Perché Diluc è figo, va bene? Diluc è figo. Fai no, Diluc. No. Basta. Io sono più dalla parte Albedo, anche io tra Diluc e Albedo. Tutta la vita Albedo per me. Vai, certo. Ma una volta tanto qualcuno che sa usare una spada e anche il fisico per usarla? No, ragazzi, no, scherzo, dai ragazzi, sto scherzando. Il fisico per usarla più o meno, perché anche lui è magrolino come... Sì. È vero. Cioè, ho visto un sacco di cose, di polemiche, perché volevano che Arataki avesse un fisico un po' più massiccio. Sì, purtroppo nel gioco il suo modello è molto magro. Ma infatti Arataki, ragazzi, il modello è quello, per cui non è che un gigante dovrebbe essere, insomma, un po' più piazzatello, dai, anche come purtroppo hanno solo un certo numero di body type e usano quelli, non ne aggiungono altri, quindi i personaggi non avevo capito che praticamente hai la mia età. Ti ringrazio. Sono contento. Tra il G7 e Daltanius Downward. Parentesi chiusa, ma è una parentesi, sappilo, apprezzatissima dal sottoscritto, giuro, guarda, veramente bianche ceneri, Daigo, bianche ceneri. Allora, ho avuto la fortuna di avercela, C1 è fortissima. C1 addirittura, boia, la costellazione C1, cioè non solo l'ha presa una volta, ma l'ha presa due volte. Ragazzi, attenzione. Esatto. Risposta a Sofia, dissing a Sofia. Inuncia. La mia risposta a Sofia, disegnerò un look così figo da farti cambiare idea. Stai arrivando allo stesso livello di quello spettatore in live che una volta ha cercato di convincermi che Sky delle Winx fa schifo. Ma Sky delle Winx, cioè Sofia, Sky delle Winx fa schifo, capisci? No, cioè, Sky delle Winx è fantastico, non mica fare mai cambiare idea. No, vabbè, l'ho detto solo perché lui ha i capelli.
capelli, scusami Sofia. Comunque preparati a Sofia, perché non penso che ci siano molte persone che la pensano come te nella community. No, perché io ho tipo tutto l'universo di Instagram, che soprattutto le mie amiche ovviamente, che sono tutti quanti le dico, oh mio Dio, ragazzi, cioè, di Luke, Kaelia sono fighissimi, poi si mette insieme e fanno la ship e dicono sono ancora più fighi insieme, tu sei tipo lì che riguarda e dici no, cioè no, no. Non ce la posso fare, cioè non posso proprio... Ognuno no, mi dispiace, cioè raga, ma per me il codino stilane 2005 è inguardabile. Per il 2005 il codino andava di moda quando io ero alle medie, Sofia, ma quale 2005? Quale anche nel 2005 nella mia classe, fidati. Ma okay. Il vero è che nella ragazzi, sua classe ho... si era creato un microclima che faceva esatto. Tornare indietro gli anni. Io avevo un codino una volta. Buon Matteo, no, 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 davvero. No. Foto. No, il problema è che ce l'avevo alle medie, così ce l'ho anche qua da qualche parte in una scatola. Vabbè, però qui l'ho tagliato. No, comunque cerca, vogliamo, se allora, vogliamo vederlo. No, non è una bella scena. Attenzione, attenzione, l'ultimo trigger a Sofia, confermo ancora il fatto che Elia è più figo. No, guarda, ma Elia è fumato marcio, Allora, Elia lo accetto già di più, perché Elia comunque mi stava un po' simpatico. L'unico che non accetto è Brandon fa proprio per cacare. Però, Brandon, cioè... scusa, già il fatto che stesse con Stella la diceva lunga di quanto era scemo proprio, scusami, abbi pazienza. Sono un po' di parte, odiavo Stella. Non abbiatecela con me. È Stella che era male, no? Sì, però comunque c'è la cosa che per di più io ho questo piccolo pet peeve che mi dà un fastidio assurdo, ovvero gli orecchini in generale non mi piacciono, su nessuno, su qualsiasi genere, su qualsiasi persona non mi piacciono. Di quelli di Genshin ci hanno quasi tutti. Appunto! È quello che la manda ai pazzi. Non ce la faccio. Non andare ai pazzi, ti prego, dai, su. Vabbè, ma non guardarli, cioè... Non ci sono, se non li guardi. Sono una cosa un po' più piccola rispetto al codino. Il codino no, il codino è inaccettabile. Ma dai, no, il codino è bello. Non puoi dirmi così, mi stai privando di tutto il mio periodo delle medie. Io, totalmente, se ci fossimo conosciuti quando tu eri alle medie, te l'avrei tagliato stando al banco dietro il tuo, te avrei tagliato. No, che cattiveria, madonna. Non è cattiveria, Sofia farebbe queste cose perché Sofia si triggera male. Sofia si triggera male ed è come aggrezzo. Esatto. Identica. Io ce la vedo a cantare heavy metal, Sofia, bellina. Ma guarda, che io dentiste che si materializzano sulla sua faccia intorno. Io da piccola cantavo tantissimo cose del genere, cioè io ero fissata con le band rock, heavy metal, rock del genere. Ah, ok. Abbiamo scoperto qualcos'altro. Cioè io ce l'ho legata attorno al dito il fatto che mia mamma non mi abbia portato al concerto degli AC/DC. Oh, Sofia, abbiamo qualcosa in comune. Io ho sempre odiato mio padre per non avermi portato al concerto dei Pink Floyd. Io non, quello di AC/DC perché avevo tipo 4 anni e mia mamma fa che sarei uscita un po' drogata e non se la sentiva. No, beh, stesso motivo mio papà. Io ne avevo 7, ho detto non possiamo portarti. Perché papà, spiegamelo. No, non posso. Con questa voce, soprattutto con questa voce, esatto. Papà, perché non potete portarmi? Papà, vabbè, scusa, vabbè. Dai. Allora, mio padre faceva tipo le papperelle, quelle dei circhi, capito? Mi lanciava in aria e faceva pull. No. Allora, Roby dice Bloom e Stella best waifu. Sì, in un mondo dove il divorzio è un'esperienza non traumatica. Vabbè, il mondo poi, che... Amica Lupine, non far sapere i tuoi pensieri della Kae Luke a Shibe. Okay. Lo so, non glielo dirò mai, non glielo dirò mai. Va bene. Shibe è un artista che è anche una mia amica e non glielo dirò mai il fatto che non mi piace la Kae Luke perché è la sua ship preferita in assoluto. Il mio ragazzo col codino è la cosa più bella del mondo. No, i codini tagliati. Mi dispiace. Vabbè, Sofia, sei sicura che il fidanzato della nostra utente non ti piacerà mai, dai. Siamo sicuri. Esatto. Beh, è meglio, no? Perché appunto. Se fossi il fidanzato di una nostra utente, forse questa nostra utente non sarebbe tanto felice.
Washimi e Inoue, sì, Robin, 2-3, sì, assolutamente, anche io adoro Washimi e Inoue. Ma in realtà io li adoro, sì, tutti. Io li adoro della... tutti i personaggi. Forza, allora, intanto rimetto... Ah, Marco. Marco, ho rimesso il tuo disegno. Scusami, sì. Ti ho per caso messo in imbarazzo? No. Ok, perfetto. Vedi? Sto cercando, vedi? Di, molto di bella dettagliare, cosa. Maledetta. Mi piace un sacco la posa di Shen, è così. Ah, ve la faccio vedere anche dritta, dai. Così. Che dritta. Veramente. Beh, alla fine... Raga. Ci sta che ogni tanto prendono le inquadrature e le girano, quindi anche se l'orizzonte è girato, comunque ci sta, dà molta dinamicità alla scena. Comunque, maledetti i capelli, maledetto abito, maledetto tutto. Ma lo stai dicendo a tutti praticamente, dai Marco, voglio dire. Esatto, sì, esatto. Ogni personaggio è un maledetto casino da disegnare, su ragazzi, ma di che stiamo parlando? Per fortuna lei i capelli ce li ha raccolti, quindi dovrebbe essere un pelo più facile. Più o meno, al mega codone con poi la treccia al fondo. Cioè... quelli, esatto. Io l'ho fatta di schiena. Sì, proprio capelli. Io amo i capelli. Esatto. Chi? Esatto. Ma chi? Io? Ma va? Quando mai? Capelli lunghi. Esatto. Mi raccomando. Come i canini, cioè, che schifo. Cioè... Allora, qui ci fanno i complimenti. Grazie, wow. Grazie. Allora, qui aspetta, ripropongo, dato che lo state disegnando, siamo tutti d'accordo su Yae Best Waifu, sì? Non lo so. Su chi? E voi è così? Allora, Yae. Aspetta, Yae? Yae Miko? Sì, secondo me è un personaggio molto bello, molto interessante. Benvenuto al 28, intanto, scusate. E almeno non è stupida, perché molti personaggi di Genshin fanno cose veramente assurde. Lei, che quella che sto disegnando io, giusto? Che quella cosa? Che sto disegnando... Stai parlando di Paimon, vero? Sì. lei è sì, esatto, lei è quella intelligente che ha un piano in mente e riesce a metterlo all'opera, a differenza di molte altre persone. No, per me la migliore, la best waifu per me è Ning Wang. Ah, dai, perché? Sì. Non so, perché secondo me mi piace il suo essere così iperrazionale. Mi piace come l'hanno strutturata. Ah, Mona anche Mona. Sono d'accordo. Vabbè, Mona poveretta. Mi piace anche a me. Ho visto un Mona la squattrinata. Mona la squattrinata, sì. Perché è squattrinata? No, ma non so niente della Lora, perché ho giocato la quest, ma non sono riuscito a finirla, perché ovviamente... Lei è povera. Ok. In estrema sintesi, lei è praticamente povera. La sua quest passi il tempo a andare in giro cercando di cucinare per lei e fare altre cose, perché lei non ha modo di pagarsi il cibo. Esatto. Oh, cioè fai la caritas in pratica, fai delle... sì. Esatto. Tra l'altro, invece, tornando ai personaggi come preferiti, come rendere la Caritas disinteressante? No, vabbè, scusate, prego. Metti un astrologista waifu, ecco, post. Esatto. E, no, tornando ai personaggi preferiti, il mio preferito come combattente è Beido. Ah, ok. È stata la mia preferita fin da subito. E... perché allora subito è stata molto svalutata, perché effettivamente non è semplicissima neanche da usare, questa parata che poi corri lascio eccetera eccetera. Adesso invece la danno come super forte ed effettivamente lo è. Sì, il counter è troppo, cioè ti dà troppo una bella sensazione quando lo fai, appena ti attaccano che hai tutta, esatto, questa elettricità che ti gira attorno e ammazza tutti, è bellissimo. Sì. E lei mi piace molto. E come design, allora, 20 sicuramente lo trovo bellissimo come design, come colori e palette e quant'altro. E poi, anche il Sing Chu, si chiama? Sing Chu?
Cincio, anche a me piace tantissimo. Quello con i libri. Io odio il suo taglio di capelli, non riesco a sopportare quel taglio di capelli. Qualcun altro che ha dei tagli di capelli c'è. Ma la Sofia come gongola! Sì, infatti, beh, Shen-He, sono d'accordo anche. Shen-He ancora non sappiamo però molto, sappiamo che è la zia di Chongyun, che è un esorcista. No, a livello di design dico solo, eh. A livello di design mi piace, però appunto come diceva già da prima, alla fine è difficile trovarli proprio brutti. No, esatto, alla fine... Dai, cavolo, sono troppo belli. O ti chiami Sofia oppure... Esatto! No, allora, i design... sono... Attenzione, attenzione, stiamo triggerando Sofia di nuovo! Sono belli i design, ma a me non piacciono i ragazzi, mi spiace. Matteo, adoro il tuo commento, lo so, ma vabbè, dopo un po' anch'io salto. Sto disegnando Albedo e lui c'ha un taglio di capelli che è veramente figo e non ne parla nessuno. Perché nessuno lo dice? Perché in gioco fanno schifo. Perché sembra un Saiyan. In gioco gli hanno fatti malissimo quei capelli. L'ho visto dalle foto. È un Super Saiyan Albedo. Esatto. E poi no, è uguale al protagonista praticamente. Non so, a me non. C'è un protagonista di Genshin Impact. C'è il protagonista che ha un codino. Anzi, una treccia. È vero, ha un codino. È vero, ha la treccia il protagonista. Dai, ma che cazzo! Oh, senti. È una. Magari è una cosa cinese. La cultura cinese, noi dobbiamo rispettare quella cultura. Sì, ma la rispetto, però dico che a me non piace in generale come taglio di capelli. Cioè. Bellino, beh, Sofia. Ma, quando Sofì, si trigga male, Sofia è un amore, guarda. Veramente. Tu devi capire, Sofì, che ci siamo io, Ruggine, Matteo e Marco, che veniamo dalla generazione dove c'era Ranma un mezzo e il codino era praticamente sì, la vita, esatto, di tutti i giorni, cioè... Ma ragazzi, ma chi è che si ricorda Tatewaki Kuno quando stava davanti ai posti di Akane Tendo, faceva Akane Tendo ragazza col codino, col codino. No, cosa? Una cosa meravigliosa, era meravigliosa. Cioè, allora, spieghiamo un attimino la situazione. Dovete sapere che, per Matteo che stava dicendo ma cosa, devi sapere che c'è questo personaggio che si chiama Kuno Tatewaki, che è praticamente il figonzo, dovrebbe essere quello che in teoria doveva essere il figonzo della scuola, no? Che sì, tutti amavano e tutto il resto. E lui fa parte del, praticamente è il campione della scuola di Kendo. Sì, okay. E Fono Blu dell'Istituto Superiore Furinkan, me lo ricordo, esatto, ancora. Esatto, il Fono Blu, esatto. Come sua sorella Kodachi e la Rosa Nera. Lui praticamente... è innamorato perso di Akane dall'inizio della storia e ha imposto come cosa che tutti quanti devono combattere tutti i giorni con Akane se vogliono chiedergli un appuntamento. Chi ci riuscirà potrà uscire con lei e nessuno ci riesce mai. Lui compreso, nessuno ci riesce mai, lui compreso. No. Quando incontra Ranma, che ovviamente ha lo switch uomo-donna, quando lo incontra da uomo lo odia a bestia perché è il promesso sposo di Akane. Quando lo incontra come donna ne è innamorato perso al punto da non riuscire più a ragionare, a capire chi delle due ama di più, se Akane Tendo no, o la ragazza col codino, tanto da essersi fatto in camera due poster giganti, uno con Akane e uno con la ragazza col codino, e lui va in giro con questi mazzi di rose di due colori diversi facendo Akane Tendo, ragazza col codino, Akane Tendo. No, ma vorrei precisare, cioè Giada non tiene i poster nella camera, li tiene nel dojo dove si allena. Ah, giusto, dove si allena. E lui sta lì, striduto, no? Che sembra che si stia concentrando, poi a un certo punto vedi che c'è il poster da otaku, a gigantografie, tutte e due, della ragazza col codino e di Akane Tendo. E sta lì, si parietto idiota. Poi ogni tanto si lancia, arriva Kuno, tipo, esce fuori dal niente,
tipo da un cespuglio, si catapulta dal cielo, e nel mentre che i personaggi si fanno gli affari loro, arriva e fa: ragazza col codino, ti amo! E poi viene cazzottato e spedito da qualche parte. Tipo allo zoo finisce nella gabbia dei leoni o roba del genere. Ok. Lui quindi è un po' il personaggio gag della serie. Ma in realtà sono tutti i personaggi gag della serie. Esatto, sì. Cioè, nel senso che in quella devi trovarne uno serio. La Takashi ti creava dei personaggi apposta per smontarli. C'era per esempio Moose, che era l'esperto di arti marziali cinese, che però era un cretino totale. Cioè, quasi tutti erano dei cretini, compreso il protagonista. Ma poi il migliore di tutti era Ryoga, ragazzi. Sì, Ryoga è il mio preferito. Ryoga era il mio preferito, soprattutto anche quando si trasformava in Pichan. Fai conto che io avevo la borsa di scuola che utilizzavo all'ultimo anno delle superiori, era rosa con sopra Pichan gigantissimo. Oh, oddio! Amavo da morire quella borsa, l'ho utilizzata finché non l'ho sfondata, poverina. No. Ci mettevo dentro tutti i libri che ho utilizzato per fare la mia tesi d'esame, che sono stati 14 libri, e quindi l'ho sfondata a furia di portarmela avanti e indietro con Pichan che soffriva amabilmente di questa cosa. Madonna, ma quanto era bello! Scusate, ragazzi. Che... E il vecchietto con le mutande. Il vecchio, aspetta, Apposai, si chiamava Apposai. Apposai. Io l'ho anche disegnato. Il vecchio maestro di Ram. Me ne vado fiero. Faccio dei personaggi iconici, ragazzi, ma sanno una pippa i 2000, dai. Ma che ne sanno i 2000? Magari ci sorprendono, ne sanno più di noi. Che ne sappiamo noi che loro non perché sanno? I manga di Rumiko Takahashi comunque sono molto belli, ragazzi, da leggere, a prescindere. Ne abbiamo già parlato. Si potrebbe anche fare una serata a tema Rumiko Takahashi e sarebbe proprio bella, per spiegare un po' anche ai nostri giovani virgulti cosa ha fatto l'autrice di Inuyasha prima di fare Inuyasha, che ha fatto il mondo. È famosissima in tutto il mondo, veramente, lei. Io vorrei fare tipo una piccola cosa che probabilmente conoscono veramente in pochissimi. Se vi va, vi racconto questo piccolo fun fact su una delle serie di Rumiko Takahashi, cioè la Mu. Urusei Yatsura, certo! Non so se sapete che la Mu all'inizio non si chiamava la Mu, aveva un altro nome. In italiano si poteva tradurre come le vicissitudini di Ataru Moroboshi, ok? Perché il protagonista era Ataru Moroboshi. Giusto. Quando a un certo punto, verso il sesto-settimo capitolo, fece apparire la Mu, che doveva fare solo una comparsata, ma sarebbe dovuta apparire solo ed esclusivamente in quel capitolo e poi mai più, ok? Ha avuto un successo troppo grande. Ha avuto un successo così grande da veramente eclissare completamente il protagonista. No. La gente ha supplicato la Takahashi di reinserire la Mu, ha supplicato mandando milioni di lettere alla rivista perché reinserissero la Mu come personaggio perché l'avevano amata, al punto che la Takahashi non solo l'ha inserita, ma ad un certo punto nei sondaggi era talmente più alta di Ataru che è diventato la Mu, il nome del manga. No! L'ha detronizzato. E ha detronizzato il protagonista, Ataru Monogoshi. Fantastico. Quando l'ho scoperta, a me sta cosa mi ha fatto morire dal ridere. Io no, pensa poverina, lei quanto si sarà sbattuta per creare l'altro personaggio. Esatto, e poi tipo detronizzato così da un personaggio che va a apparire in un capitolo. No. Sì, butto lì un personaggio così, dai, farà un po' di scalpore, sì. E invece esatto. No. È vero, perché la serie si doveva chiamare Urusei Yatsura, cioè gente rumorosa dallo spazio. In effetti, esatto. Questa cosa, ora che me lo dici, qualcuno me la doveva aver già raccontata. Ed è una figata, sì, esattamente così. È figa, ragazzo, sono quelle cose bellissime che accadono soprattutto quando si esce su rivista, quando si fanno fumetto su rivista, certo. E c'è la possibilità di votare, succedono questi miracoli divini. È bellissimo.
Io oggi dare la possibilità di votare alle persone potrebbe essere un vero suicidio per un autore, comunque. Ma ti dirò che su Senpai Plus lo stiamo facendo e funziona molto bene. Funziona? Non è pro e contro. Attualmente sì, ovviamente con i pro e con i contro, nel senso che c'è ovviamente chi ti dice ah, assomiglia a questo, assomiglia a quello, però beh, fa niente, non... problemi non ne abbiamo. Roby dice l'ha declassato, mi immagino lui in un angolo in depressione, guarda, me lo sono immaginata anch'io il personaggio di Ataru in un angolo che piange, però devi anche immaginarti che Ataru da quel momento praticamente è stato circondato da donne nude per cercare sorpassare a livello di come posso dire carisma, no, ma anche di carisma Lamu stessa, cioè hanno cercato di mettere dei personaggi che avessero più carisma di Lamu per competere con lei sullo stesso piano. Non c'è mai riuscita la Takashi, perché Lamu è sempre stata over the top, cioè ci ha provato senza successo, purtroppo. Quando un personaggio, non so se vi ricordate, ma Lamu aveva un sacco di amiche che venivano a trovarla, una più scema di quell'altra, ovviamente. Cioè, sì, delle aliene pazzesche che tra le altre cose si infilavano nella sua storia con Ataru, ma erano qualcosa di allucinante. Io mi ricordo Oyuki, poi c'era quella forzuta che andava in giro con le catene, poi c'era la tipa pazza bipolare che non si sa bene che Ran, che non ho capito bene neanche che cosa volesse alla fine. Ah sì, forse voleva stare con l'ex di Lamu, che era quell'imbecille che non sapeva parlare. Lamu era una di quelle serie che mia mamma non mi faceva guardare, okay? Quando entrava dovevo girare perché era troppo sexy ai tempi. Ma no, davvero, davvero. Beh, e poi la mia compagna non poteva guardare Sailor Moon perché era violento, solo per dirlo. Ah, ok. Sailor Moon era violento? E poi c'era mio padre che a 4 anni mi faceva vedere Cari il guerriero assieme a lui e mi diceva guarda amore, guarda come squartano quella persona, hai visto come è esplosa bene? Io, no! tesoro, dai, facciamo tutti un urrà a Reddio Cuto. Chi è Reddio Cuto, papà? Dico... Io tutte le sere guardavo 7 Gold, Kenny il guerriero, proprio fisso, cioè ogni sera chiamo mio padre, papà inizia Kenny il guerriero, e ci si metteva a guardare che Kenny il guerriero. Stupendo. Insieme a Tigerman, perché ovviamente non ce lo facevamo. Tigerman, bellissimo. Bravissimo, solitario. Nella attenzione ragazzi, allora, tra l'altro si parla di Lamu nell'anno della tigre? Ah, perché? Sì, è vero. È l'anno della tigre questo. Questo? Non so se fosse l'anno della tigre. È il mio anno. Speravo che fosse l'anno del cinghiale, ma va bene. L'anno del toro è stato l'anno scorso, quest'anno è l'anno della tigre. L'anno prossimo mi sembra che è quello del drago l'anno prossimo. E poi c'è quello del serpente. Io sono serpente. Io sono tigre. Io anche come te. Io non lo so, come faccio a sapere che anno sono? Io non lo so. Di che anno sei, Ruggine? Che te lo dico 79. Io. 79. Il capodanno cinese è diverso dal capodanno mondiale. Sì, è più avanti. A febbraio. Infatti anche per Genshin ci sarà l'evento, ma non è a capodanno, è più avanti a febbraio. Sì, è vero, hai ragione, anche l'anno scorso l'avevano fatto. Adesso piccolo aneddoto sul capodanno cinese. Allora, sei come mia figlia, Ruggine. Sei nato nell'anno della capra. No. Capra. È brutto l'anno della capra. Capra, capra. No. Esatto. Capra, capra. Piccolo aneddoto sul capodanno cinese. Io e Dodo abbiamo festeggiato con dei nostri amici nel 2020 il capodanno cinese. E con le nostre lanternine a esprimere desideri. Il nostro desiderio è stato, con la lanterna in mano che stava per volare, vogliamo viaggiare di più quest'anno. Bravo! Ma non solo! La lanterna parte, va contro un albero, rischia di andare tutto a fuoco, e lì dovevamo già capire che non era un buon presagio. No, non è stato
è volata contro no, perché volate e cioè si è impigliata nei rami di quest'albero. Quelle dei nostri amici sono volate tranquille su per il cielo, la nostra si impiglia in quest'albero, cade, pandemia. Inizia a prendere fuoco le sterpaglie sotto l'albero. Mi hai ricordato nei miei compagni quando abbiamo deciso di fare la festa per l'inizio della maturità, sapete, no? Tipo notte prima degli esami, roba del genere. E abbiamo fatto anche noi le lanterne. Dei miei compagni, i primi che la lanciano, lanciano questa lanterna, noi tutti la fissiamo e poi pian piano la vediamo che inizia a scendere nel campo da calcio lì vicino. La vediamo scendere. E i miei compagni, quando era tipo tanto così da terra, partono urlando, fanno prende fuoco tutto! No! Così, entrare dentro sto campo da calcio che era chiuso, quindi hanno scavalcato per prendere sta lanterna che stava per atterrare, sono tipo panico, tutti quanti impanicati. Magico. Stupendo. Ma ha piccato il fuoco? No, per fortuna l'hanno presa prima. Però abbiamo rischiato un'altra volta dopo, infatti poi abbiamo smesso di lanciare lanterne. Esatto. Ragazzi, okay. No, le lanterne, ragazzi, sono una cosa allucinante. Mi sono immaginata la lanterna di Matteo, dopo ve lo faccio vedere, l'ho messa in un angolino, ho disegnato la vostra lanterna. Che no, bellissimo. Sono già curioso. Dov'è? Disegnate la vostra lanterna, aspetta, lo guardo, eh. Eccola lì, la lanterna scuola, fai il tuo, dai Giada, facci vedere la tua lanterna. No. Sì, che bello! Buon anno cinese, ragazzi! Quest'anno viaggeremo di più, fine. No, no, Marco. No, no. Mister Bonsai, ti prego, abbi pietà di noi, grazie. Tra l'altro, voi siete scaramantici. Un po'. Adesso sì. Adesso ora, sono più che scaramantico, ora sono proprio in paranoia. No, no, aspetta, rimetti Matteo che stavo guardando cosa stava facendo, che era troppo bello. Ok, scusa. Sì? Cioè, avete dei rituali, delle cose che fate? Perché soprattutto in Genshin ci sono un sacco di rituali consigliati di roba, però tutte le volte di quella dico tanto non aumenta le probabilità se fate questi rituali. Ma allora, tipo... io ho un rituale per quando incontro un gatto nero con la macchina. Cosa? Ho un rituale per quando incontro un gatto nero con la macchina. Ma beh, solo con l'auto, oppure cioè se vai a casa di qualcuno che ha il gatto nero ti dà problemi? No, solo con l'auto quando mi attraversa la strada. È un rituale molto preciso. No, aspetta, non sarebbe. Dici? Ah, sì, devi tirarlo sotto prima che finisca a attraversare, sennò ti porta iella. No, non è vero! No, Ruggine, sei una brutta persona. Ovviamente se la mia macchina non è abbastanza veloce. Punto secondo, no, non mi piace tirare sotto i gattini, dai ragazzi, stavo scherzando, lo sapete. Agli spettatori a casa, non tutto era questo tempo, è falso, non fatelo, non stiamo ragazzi, non fatelo per davvero, anche perché poi io ho visto delle persone che cercando davvero di mettere sotto i gatti neri quando li trovano attraverso la strada, è successo a un paio di persone qui davanti, perché io avevo il mio vecchio gatto nero, Pagnotta, che era veramente un gatto bastardissimo. Pagnotta. Attraversava sempre la strada, però Pagnotta, non so se lo facessi apposta, ma attraversava la strada d'inverno quando la strada si congelava e c'era una bella lastra di ghiaccio sopra, così tutte le volte che attraversava la gente inchiodava, e ci sono state un paio di persone che sono finite nel prato davanti casa ruzzolando. No! Una cosa bellissima. Ovviamente non si può dare la colpa a uno stupido gatto che faceva bene o male quello che gli pareva, però mi faceva ridere sta cosa. Secondo me il tuo gatto era ben consapevole di questa cosa, perché i gatti conquisteranno il mondo. Lo guardava e faceva tipo, sì, bravo. I gatti in realtà hanno già conquistato, solo che non ce ne siamo ancora accorti. Un po' come in Love, Death and Robot, no? Che bello. Ciao, ben arrivata! Red Kurumi, capre, draghi, sì, ok ragazzi, state facendo un episodio speciale dei Cavalieri dello Zodiaco, ok, chi è la costellazione della capra? Forza. Io ora voglio vedere l'armatura della capra, forza, tiratela fuori, dai, basta. C'è Mati 23 che dice: mia nonna si è arrabbiata con mio padre perché faceva vedere i miei fratellini Alla ricerca di Nemo, perché secondo lei era violento.
What? Cosa? Come il cammino era violento, ok, va bene. Beh, allora, all'inizio un po' violento, però non si vede nulla. Secondo la scena in cui... No, ma secondo me la nonna ce l'aveva quel momento in cui fanno vedere la pinna di Nemo, che quindi vuol dire, fa vedere il trauma fisico della persona portatrice di... tutto. Vabbè, la nonna social justice warrior mi mancava comunque, però... Invece c'era mio padre che si arrabbiava quando io da piccolo mi spaventavo a vedere alcuni film, tipo stavo guardando Robocop 2, che era un film di una violenza inaudita per i tempi, e io da piccolo mi spaventavo perché avevo 8-9 anni e insomma ero un po' impressionabile, e io dissi no, non lo voglio più vedere, vado via, e mio padre disse ma come vai via, cioè, e fu l'unico momento in cui mio padre mi disse una cosa del genere su un gioco, non su un gioco, su un film, dico non l'ho capita sta cosa, perché non poteva far paura, era un film orribile dove la gente moriva ammazzata male, c'era un umorismo macabro tremendo, ragazzi, un totale spregio della vita umana o roba così, vabbè. Poi c'è mia nonna, che ogni volta che... Mia nonna ha 18 nipoti di primo grado, per farvi capire, quindi ha tanti nipotini, che ha un sadico e perverso senso del divertimento, secondo cui utilizza con amore tutte le paure dei suoi nipoti per fargli regali, per fargli regali in mano. No. Meraviglia! Si segna tutte le cose che fanno paura a quella persona e gli regala esattamente quelle cose. Ma chi dovrebbe essere? Chi dovrebbe essere? La mia cara nonnina. Quindi scusa, quindi posso andare da tua nonna e dire no, ho paura dei milioni di euro o una cosa del genere? No, vabbè. Non te crede neanche. È crudele, ma non... esatto. Allora, quando ero piccola sapeva che mio padre ha il terrore, non so perché, poi me l'ha spiegato, mio padre ha il terrore delle bambole di ceramica, perché dice che ti seguono con lo sguardo e ti fissano ovunque. Vero. Allora, vero. Mia nonna che lo sapeva, ogni mio compleanno mi regalava queste bambole di porcellana super costose, così, no? E le piazzava in camera da letto dei miei dicendo guarda come starebbe bene qui, e mio padre aspettava puntualmente che mia nonna se ne uscisse di casa per lanciarla giù dal balcone, perché faceva... Se non altro è un modo diverso per approcciarsi al fare i regali. Sì, è stato bellissimo, però mio padre tutte le volte che vede una di quelle bambole inizia a fare tipo, ma porra, ste bambole che ti seguono, lo vedete proprio sclerare malissimo. Cioè, questo è per qualsiasi persona, Cioè, cugini che hanno paura dei ragni, regalava tipo i ragni di plastica e cose di questo tipo. Ah, quello una volta con mia nonna invece ho fatto lo scherzo nel letto di mettere i ragnetti di plastica. Sei stata inquadrata, Sofia, ho inquadrato il tuo schermo, Sofia! Scusate. Capisci male? Tutto bene? Sì, tutto bene, ho riso soltanto e quindi tipo, sono morta. Ho riso e quindi sono... Hai addirittura riso. Teniamo d'occhio. Sì, ragazzi, ve lo giuro. Prima finisco il manga e poi muoio, ve lo giuro. Ragazzi, sapete che cosa dovremmo fare? Dovremmo disegnare la nostra paura più grande in live. Dovremmo fare anche delle live così, secondo me. Madonna. Bello. Diamo ma io dovrei disegnare... anche a una sensazione, no? Ruggine, il problema è che io dovrei disegnare da live, ma non posso disegnare la live in live. Ma certo che puoi disegnare la live. Basta che la live sia la waifu più orribile che ti viene in mente di disegnare. Gli dai una personificazione. Sarebbe proprio bello. No, non sto scherzando, comunque ragazzi, pensateci, disegnare le nostre peggiori paure, non delle situazioni, ma qualcosa che ci dà una vera e propria paura. Come si disegna l'interazione sociale? Le meduse. Sono bellissime, ma mi terrorizzano insieme alle api. Api e meduse. Cioè, se facessi un ibrido ape medusa, penso che morirei. Ma le api quanto... Attenzione, ragazzi, attenzione. A parte allora, esci Albedo, Sofì. Già fa. Esci Albedo. Poi, questa è per Sofia. Sofia, guarda più bene. Con il codino. Disegna questo, Sofia.
I ragnetti col codino. No, perché il codino mi amo. Io mi fa paura, mi fa schifo, i ragni mi fanno schifo. Cioè, i ragni mi fanno paura invece, quindi non funziona. Farebbe paura e schifo allo stesso tempo. Si disegna Spider-Man con il codino, dai, tipo... No, ti prego, no. Oh sì, ragazzi, attenzione, l'Oblivion di Gardaland, che significa questa cosa? Ah, è la giostra, la montagna russa di Gardaland. Ma a me non ci fa salire perché sono troppo alto. Madonna. Sofia, un altro suggerimento per te, guarda, io ho fatto inseguire una mia amica aracnofobica da una tarantola telecomandata e vince il premio bastardo del mese di... Madonna mia, infatti, sei cattiva, voglio dire, no, non si fanno queste cose, dai. Però apprezzo l'inventiva. Ma neanche. Allora, torniamo. Ma no, non è da apprezzare, ma sì. Torniamo al disegno di Giada. Giada, eccoti. Ah, ops, vai. Stavo vedo facendo una croce. Oddio, no, scusa, beh. Che bella. No, è solo tipo ciao. Ciao ragazzi. Oh, wow. Non disegno croci per motivi religiosi, andate tranquilli. No, tagliate, maglietti. Taglia. Oh no, mi hai intercettato. Stacca. Taglia, maledetto. Va bene, ok. No, sta venendo benissimo, Giada. Figo. Che bello. È che io ho un amore spassionato per tutto ciò che è una volpe. Quindi, addio. Tutto ciò che è una volpe. Una volpe, lo sai che nel gioco Ghost of Tsushima stavo pensando la stessa cosa, gli altarini delle volpi, che hai visto che dopo le mamma colpo mia Marco, ma che bello. Sì, ragazzi, cosa pensate, io facevo giocare a Marco a Ghost of Tsushima soltanto per arrivare a quel punto lì. Ogni volta che arrivava un tempio dove c'era la volpe mi faceva Giada, c'è il tempio, io correvo dalla parte della stanza però lo sapete che è diventato quanto il mio gioco preferito. Volpi, ma dove gli avevano messi quei templi? Maledette. Ovunque, ma poi nei punti più impensabili. Infatti tutte le volte sclerava e mi faceva ah, c'è un tempio con le volpi qua vicino. Vabbè, ma non ci vado io. Devi andarci, devi trovarle, perché io devo vederle. Maledizio. Ok, io ho finito la Linert, grazie al cielo. Aspetta, facci vedere Linert, allora, scusa. Allora, attenzione, intanto c'è un'altra cosa, allora vediamo. Oh, che bella! Sono un po' aracnofobica anch'io, il karma. Mati, ti si sta bene, scusami, sei quella della domandata, voglio dire, scusa. Poi, avete letto le cronache dell'Ascero e del Ciliegio? No. No, è la prima volta che lo sento. Esatto, anch'io. Però ci informeremo. Che bella questa line art, Marco. È bellissima, Marco, sì, davvero. Veramente. Grazie. Scusatemi, che ragazzi, c'ho sta tosse. Ah, scusate, ho anche fatto il ragno col codino. Nemmeno eccolo! Ecco! Ah! Che bello! Va bene, quel codino. Vabbè, allora ascolta, fatti uno screen, mandalo in chat privata dopo perché lo adoro. Cioè, questa è una mascotte. Secondo me questa è una mascotte di qualche manga che andrebbe benissimo. Io l'ho adottato, sappiatelo. Io l'ho adottato. Potrebbe essere la prima mascotte ragno che funziona. Il ragno kawaii. Adoro ragazzi, adoro. È veramente carino. Lo sto amando, veramente. Kawaii. Lo sto amando tantissimo. Kawaii. Ovviamente kawaii detto con la voce profonda. Kawaii. Kawaii. Esatto! Oddio, è bellissimo. No, come facevano i cattivi di Cani Guerriero, così. Kawaii. Esattamente così. Mi sembrava che si sforzassero ad andare in bagno ogni volta, però vabbè, cioè... Adesso gli facciamo una bella line art azzurrina. Avi. Ci sta. Okay. Ci sta la line art azzurrina. Colpo di tosse. Ma tu prima che dicevi che in Genshin ci sono un sacco di cose scaramantiche, ma tipo? Sai che non me ne allora, io parlavo più che altro dei giocatori. I giocatori sono molto scaramantici e si fanno tutti i rituali, vanno in certi posti per pullare,
vanno mai dove è stato l'annuncio del personaggio, vanno lì in modo da cercare di aumentare la fortuna, oppure alcuni dicono no, pullate solo in usando 10 pull alla volta invece che uno alla volta perché aumenta la probabilità, però è per quello che la gente che gioca a Genshin è di solito è molto scaramantica, schizofrenica, molto... ah no, ok, scaramantica, sì. Scarofrenica, sì, sì, io capisco. Okay. Schizofrenica, no? Schizofrenia, portaci via. Però anche adesso che mi ci fai pensare, schizomantica. In Genshin non ci sono molti scaramantici nel gioco vero e proprio. Non è comune come cosa. Io nella che strano, stavo pensando. No, no, di pure, scusa, Giada. No, no, è una cavolata. In realtà ho visto che nella pubblicità c'è un personaggio, in una delle tante pubblicità che hanno fatto, c'è un personaggio che è troppo carino, che è uno zombie, che è una bimbetta zombie. Ah, sì, Cici. È uno dei personaggi più odiati della community. No, in realtà ultimamente... Ma è così carina! È perché è diventato il simbolo della rivolta contro la compagnia. Con i Fallen Cici, praticamente c'è un emoticon di Cici in versione sdraiata per terra che guarda il soffitto. E a un certo punto sui gruppi di Genshin c'era stata una rivolta per via dell'anniversario e avevano censurato tutti quanti che diciamo criticavano l'anniversario così. E allora la gente ha iniziato a spammare queste emoticon di Cici e praticamente c'era la chat completamente piena di tutte queste Cici che andavano e riempivano la chat ed era divertentissimo da fuori da vedere e adesso tutte le volte che c'è una polemica o qualcosa fanno tutti le fan art con Fallen Cici che sarebbe l'emoticon, magari le mettono le ali se c'è un problema per una skin delle ali o così e quindi è diventato meme è odiata perché nessuno la vuole pullare però è amata perché è diventata il simbolo della rivolta, vedi? Esatto. No, ma era... è diventato il nostro nuovo Che Guevara praticamente. Esatto. Ok. I disegni li avete iniziati qua? Il Che Guevara. No, ma Cici Guevara. Il Cici Matte, Guevara. No. Allora, praticamente, allora rispondo a Dotto. No, i disegni non li abbiamo cominciati qui. Ce li siamo preparati. Credo che l'unica che è partita da zero stasera è stata Sofia. Io di solito cerco di partire da zero anche in live, però mi sono reso conto che questi personaggi sono veramente atroci da disegnare, nel senso che sono veramente difficili e pieni di dettagli. Quindi la line art di coso, di... ora mi sfugge il nome, di Arataki. Arataki, la line art l'ho fatta prima. Tra l'altro da un po' che non lo vediamo, lo rimetti un attimo? Sì, assolutamente. Ci manca. Oh, guarda che bello che è! Ok, scusa. Fa vedere? Oh, wow! Paura! No, no, è morto Sky, no! No! Sofì! No! Cosa? Che è successo? Adoro. Wow, ma è venuto super 3D! Ma il volto sembra preso dal modello del gioco! Veramente, no, vabbè, no, non credo. È una tecnica molto imprecisa ancora questa. Wow. No, veramente, semplicissima. Okay. No, spero di migliorare andando avanti a fare bellissimo live, ragazzi, perché però mi sto divertendo un sacco, quello sì. Ma Matti, tu hai detto che è venuto 3D, giusto? Sì. Perché mi è saltato l'audio e ho capito, è venuto troppo Teddy. Dicevo, vabbè. Anzi, io direi che un paio di orecchiette da orso. Dico, vabbè, niente, lascialo stare. Anzi, io direi che è venuto Treditto. No, Treditto. Me ne vado, no, ciao a tutti. No. Non è una battuta peggiore che abbiamo fatto qui, comunque. Questa è una battuta che avrebbe fatto lui. Ma chi è che non l'ha invitato? Cioè, mandatelo via. Ma chi? Ma stai parlando di me? Ma che voi? Sì, te.
È bellissimo come si automandano via vicenda. Sì. Cioè... Basta, non ti voglio più vedere. Sofia, hai visto? Ho fatto tutto il dettaglio del vestito funebre di Bloom, vedi? Cioè, gli ho anche fatto le alucce, sei contenta? Fantastico! Anche i tacchi qua dietro, comunque, vabbè, scusate. Abbiate pazienza, ragazzi. È bello che noi disegnatori esprimiamo i nostri sentimenti con dei disegni, capito? Una sera giusto, giusto. Cosa, è giusto così. Manga Senpai Twitch, buonasera ragazzi. Ciao Manga Senpai. Ciao, allora, ciao Fabrizio. Sarà Fabrizio. Ciao Fabri. Stiamo facendo delle brutte battute, stiamo usando i tuoi autori per dare uno spettacolo pessimo sui mangaka italiani. Non picchiarmi la prossima volta che mi vedi, grazie, cioè, anche se avresti ragione. Non lo fai. ma no. Che picchiare. Allora. Sì, che belli tutti questi dettagli. Sì, dovete combattere. Tutti questi piani di fibbie. Come cavolo si fanno i cosi che... Com'è che si chiamano? I vision, si chiamano? Sì. I vision. Che le vision. Sì, sono i... Sono impossibili? Il simbolo che... Ti consiglio di guardare online, ci sono comunque delle immagini delle vision. Lo so, però c'è il punto è riuscito a farlo. Consiglio di farlo direttamente colorato, non di fare line art. Troppo allora, ragazzi, tardi, Matteo, troppo tardi. Hanno appena detto che il mio itto è ittissimo. È ittissimo, infatti, è vero. È certo che è ittissimo. Tra l'altro, ragazzi, scusate, riflettiamo un attimo sul nome. Forse sì. Voi non lo sapete, ma il nome di questo personaggio mi ricorda tantissimo... un grande spadaccino che viene ricordato all'interno della storia del Giappone feudale come uno dei più grandi maestri di spada che siano esistiti. Sono quelle esistenze a metà tra il mito e la realtà, ed è descritto anche nel manga Vagabond di Takehiko Inoue, e questo spadaccino si chiama Ittosai Ito. Quindi cioè questo nome è possibile. Qua mi riporta probabilmente si sono ispirati. Sì, vabbè, se conoscessi meglio la lingua giapponese ovviamente saprei il perché, magari che significato ha questo nome, però mi piace anche come suona, mi sembra un nome molto virile, veniva presentato anche come un personaggio molto virile, Ittosai Ito. Niente, scusate. No, sì, comunque Ito proviene da Inazuma, che è la regione giapponese. Di Wat, e quindi è possibilissimo che si siano ispirati. Allora, Manga Senpai ci dice che siamo grandissimi. Oh! Grazie, Fabri! Adesso mi metto a piangere seriamente, però. No, grazie. Non ti metti a piangere. Sofia, fai vedere la tua vera potenza. Fai come Goku quando diventa Super Saiyan. Triggerati e fai vedere la tua forza. Dai, su. Wow! Che Sofia sembra innocua, ragazi, ma fatela lavorare, dai, se avete coraggio. Forza, forza. Qualcuno gli dica qualcosa. Dai. Sky è morto, no, scherzo. Sky è morto, dai, lo sapete, cioè, non dovevamo dirglielo a Sofia, perché non volevamo che si... A proposito, Sofia, ma te guardavi Antaro quando eri piccola? A volte sì, più che altro giocavo ai videogiochi. C'erano i videogiochi di Antaro, parliamone. Sì. Io ci ho giocato anch'io. Quello a cui giocavamo io e mia sorella era quello in cui tu dovevi recuperare i colori dell'arcobaleno, ed è uno dei più bei giochi a cui io abbia mai giocato. Che carina! Bellissimo! Però è vero, ci giocavo anch'io, e quindi sì. È veramente bellissimo quel gioco lì. E quindi niente, cioè io adesso ho comprato un emulatore per la Nintendo 3DS dove posso mettere anche i giochi del Game Boy, e quindi riprenderò a giocare ad Antaro, perché era bellissimo quel gioco lì. Ma dai. Sì, però Antaro diciamo che lo conoscevo per quello, e perché avevamo i giochi quelli tipo chiama le bambole, vabbè, per virgolette. Sì. E sì, che avevamo la casa, avevamo queste scatoline. Dio. E tu erano tipo a forma di mela di fragola, la aprivi e c'era dentro tipo il parco, un baretto, roba del genere. Siamo pieni di cose di Antaro noi. Il Polly Pocket di Antaro.
Dellino Amtaro. Ah, Polly Pocket, ricordo, ragazzi, lo sapete che bello. Mi ricordo la piccina di Polly Pocket? Polly Pocket, la tua amica piccina. Sì. Ma ve lo ricordate il Polly Pocket maschile che era Mighty Max? Oddio, sì. Mighty Max, non me lo ricordo, giuro. Io sì. Cioè, o meglio, me lo ricordo, ma non mi ricordo il giocattolo. Erano i Polly Pocket maschili, fondamentalmente. Ma me lo sono persa. Stavano anche loro in una manina? Sì, erano molto piccoli e c'erano tutti i vari dungeon di Mighty Max. Mighty Max è il tuo amico piccino, lo guardi da vicino, è un assassino. Così. No! No! Avrei io voluto questa sigla. Io mi dissocio brutalmente. No, perché? Allora, se mi avessero fatto fare i jingle pubblicitari di tantissimi giocattoli sarebbero stati tipo cancellati dalla produzione e dalla vendita in tutti i paesi del mondo. Può darsi. Sarebbe, io avrei voluto far crescere una leggenda. Ruggine, il leggendario creatore di giocattoli degli anni 80. I suoi giocattoli sono tuttora fuori legge in 28 paesi su 30. Penso che saresti stato licenziato molto prima. Perché? Sicuro? Potrebbe essere... In realtà poi i suoi giochi erano talmente belli e proibiti che la gente andò a cercarli in tutti negli unici due stati in cui erano consentiti di essere prodotti. E questi due stati erano la Corea del Nord e l'Alaska. Cosa? Ragazzi, abbiamo un abbonato con Prime, Ready Shan. Oh, grazie. Allora, andiamo metà acquari. Kika adora Antaro. Ok, io Kika invece ho qualcosa da dire su Antaro. Una sola cosa. Boss era un tarpone. Che animale era? Un ratto di fogna messo in mezzo. Ma che ci sta? Ehi, ciao Antaro! Ehi, bro! Dammi la zampina! No, non lo so, cioè, c'aveva questo vocione, poi c'aveva sti baffi, queste sopracciglia. Era tremendo. Che poi c'erano tutti gli altri crescetini bellini, lui era un mostro, era orribile. Chi era il padrone di Boss? No. Che bestia infelice. Boss non aveva un padrone, Boss viveva nel tronco della Ham Ham House perché era a casa sua. Ah, ma doi? Pensavo che vivesse nelle foglie, tipo panca bestia. No! Poi Antaro, vieni! Dove andiamo, Boss? A vedere un concerto! Dove? Dico, non voglio venire, Boss, volevo sgranocchiare i miei semini di girasole. E dico, e Boss? Boss, secondo me, andava a vedere i concerti dei Nanowar e degli Atroci. Così, giusto? Esatto. Attenzione ragazzi, allora Cathy Hart aveva la casa di Polly Pocket, Amira Luna aveva l'aereo di Polly Pocket, mentre Alice 1428 aveva il set da guerra del Vietnam di Polly Pocket. No, sto scherzando. Alice chiede, qualcuno di voi ha letto o visto Bloom Into You? E che cos'è no. Bloom Into You? È una seminale dove la protagonista delle Winx ti accoltella, non ho capito. No, io faccio anime, credo. Slice of Life. Ah, ok. Ah, interessante. Ma è che tipo? Oh, ma ragazzi, ma perché sta inquadrando ancora il mio disegno? Dai, su. No, è giusto. Perché bello. Però bello anche questo. Direi. Oh, wow. Matteo stava per uscire, però questo è più bello. Poi dopo si è bloccato, però. Mio. Bello anche questo. No, non è vero, non mi fai dire cose che non ho letto. Guarda. Attenzione, Matteo, questa è una sfida, vero? Allora. Vedo le guancette di Matteo diventare rosse, guarda che carino! Fetenti! Ci dici sempre di stare bassi con i commenti positivi, io non eccedo. Guarda che bravo che è Matteo, è così diligente e carino che segue quello che gli viene detto. Esatto. Ma Yuri molto bello, ok, no, non conoscevo Bloom Into You, scusami per la pessima battuta Alice, non lo conoscevo davvero. A proposito di Dungeon, a febbraio ritorna Hero Questo, e non c'è... Sì. Aspetta, cos'è Hero Questo, scusate? Non lo so. No idea. Aspetta. Lo guarda spesso Marco, mio marito, Non state parlando di Danmachi, non è sbagliato corteggiare le ragazze in un dungeon, vero? Danmachi dovrebbe tornare con la quarta stagione. No, bello Danmachi.
Dal mal c'è molto anche se, ragazzi, ci sono alcuni personaggi tipo Estia che, vabbè, era preso da un gioco da tavola. Però, ma Hero Quest, ragazzi, Hero Quest era un gioco da tavola degli anni 80. Io avevo Star Quest, erano della MB Giochi, cioè, o meglio, li aveva aiutati MB Giochi, erano fichissimi. Era l'inizio di tutto quello che poi è stato Warhammer dopo, però, molto dopo. Ah, sì? Sì, cioè, oddio, non era proprio l'inizio. I modellini di HeroQuest sono gli stessi Marines spaziali di Warhammer. La roba di Warhammer è stata scritta come libri e come gioco di ruolo molto prima, però HeroQuest ha fatto uscire quelle miniaturine. Non so se in America ci fossero già le miniature di Warhammer quando era uscito il giochino HeroQuest, che in realtà era una versione edulcorata di Warhammer per ragazzi, perché aveva delle regole molto più semplici, anche di ingaggio con gli alieni e tutto il resto. Bisognerebbe studiare un po' sta cosa, perché è proprio archeologia ludica. Ma dai. Sì, Tasten, io questo lo conosco piuttosto bene. Star Quest era divertentissimo. Mi ricordo le sessioni lunghissime dove in Star Quest potevi interpretare l'alieno e sterminare tutti i Marines spaziali. Inutile dirti che tutti volevano fare l'alieno. No! Era quello più ambito. Cavolo, sai, avevi un sacco di unità a disposizione, tra cui l'impareggiabile, intramontabile, bellissimo Dreadnought. Il Dreadnought era una specie di grosso coso meccanico su due zampe, c'avevi la miniaturina, lo potevi equipaggiare con due armi, falciava Marine come se non ci fosse un domani. Poi arrivava sempre qualcuno che chissà perché me lo blastava con un tiro fortunato, cioè avevo una sfiga tremenda quando tenevo gli alieni. Una volta c'è un tizio, me ne ha fatti fuori tre di Dreadnought, ho detto, ma il grosso delle mie forze era composto bene o male da questo aggeggio meccanico e te me ne hai fatti fuori tre così. Allora, una cosa bellissima, no? Era proprio bello, le campagne di Star Quest erano fighe da morire. E scommetto, Hero Quest non l'ho giocato tanto come Star Quest, però anche quello era figo. Anche perché non richiedeva grandi sforzi per essere giocato, era un gioco piuttosto immediato, devo essere sincero. Bello, bello. Non conosco. Forse potete andare a vedere le miniaturine online. Da recuperare. Allora, andiamo avanti, vediamo un po'. In Hero c'era il Gargoyle che era il terrore degli avventurieri. Ah, beh, cavolo. Il Gargoyle doveva essere l'equivalente del Dreadnought, secondo me. Guarda che belle tonalità di colore che gli stai dando, Matteo. Ti piacciono? Sì. Paolo, hai usato una tecnica molto indiretta. Non hai cesellato ogni singolo pezzo come sto cercando di fare io, giusto? No, sono sulla pittura, ciao, sulla colorazione anche digitale sono un po' più, cioè cerco di andare un po' più sul pittorico. Ma hai preso un po' ispirazione dall'autrice di The Promised Neverland per questa colorazione? No. O ce l'hai un po'? Perché me la ricorda. Sì? Davvero? Non l'avrei detto. Sì. Però magari è una cosa indiretta, da Posca de Mizu. Esatto. Lei è bravissima, cioè nella colorazione fa delle cose spettacolari. Sì, lei è bravissima un po' in tutto, diciamo. Sì, cioè che poi in realtà sul disegno è molto espressivo, ma non è tra i miei preferiti come stile, però appunto esprime bene. Vero, Matt? Cioè, la storia è bellissima. State parlando dell'autrice di Promised Neverland? Sì. Sì. Anche io sono della stessa opinione sul disegno. Le ambientazioni sono molto belle anche perché sono molto piene di dettagli, così non proprio super pulite, però ci sta comunque. I personaggi però hanno questi volti un po' deformi. A me piace tanto. Secondo me rende bene per la storia. Rende bene. È espressionista, diciamo, dai, c'ha delle licenze un po' espressioniste su queste cose. Sono d'accordo. Diciamo che quando vedi i personaggi più piccoli hanno proprio sto mento larghissimo con la bocca attaccata al naso. Sai perché? Allora ti spiego. L'altro giorno mia sorella mi fa: ma tu lo conosci The Promised Neverland? E io ho detto sì, però non l'ho mai visto. E lei ha cercato delle immagini e io guardavo e dicevo: c'è qualcosa che mi turba. E quella cacchio di bocca mi sa qua.
ecco cosa mi dà. Sofia, Sofia è uno dei manga più belli dell'ultimo decennio. Sì, sì, sì. Allora, ragazzi, ha una storia meravigliosa. Ma sai che peccato per l'anime, raga, peccato per l'anime. Sì, vabbè, ma si potrebbe dire la stessa cosa per Nanatsu no Taizai, ragazzi. Madonna mia, la prima stagione, wow, tutto il resto sono mano a mano sempre più avanti da dimenticare. No, secondo me fino alla seconda stagione si salva, anche il primo film era bellino, fatto bene. Ora qui sì, non si salva più niente, dalla terza stagione in poi è un vero pattume. Madonna mia. Addirittura. No, l'anime è tremendo, di Nanatsu no Taizai. Seven Deadly Sins. Ah, ok. Io non sono riuscito a continuarlo, effettivamente. No, nemmeno io, mi sono fermato. Ragazzi, se guardatevi, leggetevi il manga, perché il manga è bellissimo e tra l'altro c'è il seguito che è For Night of the Apocalypse, che è bellissimo. Ma perché è finito? Sì, il manga è finito già da quasi un anno e adesso adesso è uscita la nuova serie, che già sono al capitolo, mi sembra, 52-54. Ed è bello, altrettanto. Ma era abbastanza ovvio che non gli avrebbero permesso di finire Nanatsu no Taizai. Ma Nanatsu no Taizai è finito, è proprio finito. Questo qua è proprio il seguito. Praticamente Nanatsu no Taizai, lo spiegava Nakaba stesso, l'autore, che Nanatsu no Taizai è un prequel che gli è sfuggito di mano. Doveva essere molto più corto. Gli è completamente sfuggito di mano, ha proseguito a disegnarlo, ma la storia che lui voleva realmente disegnare era For Night of the Apocalypse, e effettivamente, ragazzi, a livello di trama ci ha messo dentro un sacco di roba, cioè si vede proprio che è quello che voleva fare e che non vedeva l'ora di farlo. Cioè, si vede proprio tantissimo, perché ha sviluppato delle cose che ho fatto tipo: ma te le sogni di notte? O cioè, boh, non lo so. È riuscita a reinterpretarlo. No, Amira Lumine, non ti devi fermare con la line art. Porta a termine un lavoro. Su, mettici un po' di disciplina, ce la puoi fare. Stiamo soffrendo anche noi insieme a te, non lo vedi? Madonna. Guarda, te lo dico, sto facendo anch'io la line art, sono anch'io a line art, quindi io voglio veramente schiantare, attualmente non ce la faccio più. Ma ditelo a me, ragazzi, scusate. Io ho quasi finito. No, vabbè, il vestito di Albedo non ce la faccio più, basta. È un mese che vado avanti a inchiostrare 8 ore al giorno, adesso leggermente sto. No, è che vorrei colorare un pochino anche io. Odio inchiostrare, quindi per me è una sofferenza. Ma quello ti fa solo bene, Sofia. Solo bianco e buon merluzzo. C'ho il corso fra 2 mesi, cioè questo mese, no, il prossimo c'ho inchiostrazione. E con chi lo fai? Non lo Giulia, noi abbiamo Giulia. Giulia, ok, è venuta a salutarci stasera, l'avete vista? Sì, l'ho vista, ho visto questa cosa. No, me la sono persa, me la sono persa. Ha fatto tutto subito, spero che sia ancora a seguirci, ma non credo. Ciao Giulia, se sei ancora qua ti stiamo abbracciando digitalmente, mentalmente, spiritualmente. In qualsiasi modo. E sappi che Sofia che si è lamentata che deve inchiostrare con te. Io la punirei. Sì, è inutile dirtelo, Giulia, in questo caso l'unica cosa che puoi fare è punirla severamente quando la rivedrai al corso. Esatto. A lavorare di più degli altri. Non è una punizione quella. No, infatti, perché noi vogliamo... Matteo, arriva lo stoico. Che questa è una punizione, che perché in realtà noi vogliamo bene a Sofia e quindi la sproniamo a lavorare di più, anche se lei poi ci odierà adesso, però poi esatto. Ci va bene. No, più che altro perché è frustrazione, cioè, ad esempio oggi ho fatto i miei compitini, ho fatto 4 ore di compiti, però cioè, ho dovuto fare la gesture, che mi fa schifo perché ne mentre la gesture drawing non ce la posso fare, però l'ho fatta. Ma tu farei tutto. Tu farei esatto. Il mondo. No, no, tu non farai tutto, Sofia, farai anche di più. Sofia, ho bisogno che tu mi aiuti a inchiostrare, quindi ti devi un po' allenare, dai, cioè, Sofia. Aspetta, mi sono persa.
E l'altra domanda, non ti sei offerta che se avevo bisogno? Ho bisogno, quindi devi iniziare a studiare. Non ti faccia l'inchiostrazione, se possiamo evitarla è meglio. Guarda, ti faccio inchiostrare le rocce, così perché no, no. Attenzione, Sofia e le rocce. Le rocce coi codini. Come quello che c'è tra Sofia e il ragazzo di Stella. Mi ricordo le rocce che ho dovuto fare nello sfondo di montagna che mi ha fatto fare Ruggine al corso. E quindi è tutta colpa di Ruggine. Il traumino. Sempre colpa di Ruggine. Ruggine, prossima volta rocce col codino. Sì, no, ora sì, è un modo di essere sadici, bravi ragazzi. Ruggine, ti prego, ora ho bisogno di vedere una roccia col codino. Disegnaci, esatto. Una roccia. Ah, disegna Rock Lee col codino. Ragazzi. Disegna Rock Lee col codino. Roccia, Rock. Okay. No. Detto questo, io lascio. Ciao, è stato bello, ragazzi. Ciao. Ragazzi, ma c'è The Rock con la sua magica canzone che adesso è su TikTok e c'è di continuo. The Rock col codino non si può vedere. No. Con i capelli mi basta avanzare nei miei incubi. Beh, ragazzi, perché voi non avete visto The Rock quando faceva il Re Scorpione. Il Re Scorpione, no, che aveva certo il codino. Certo che sì. Che la fatina dei denti. La fatina dei denti, è vero. Bellissimo. Dio mio, adoro. Quell'uomo ha fatto di tutto. Bene. Adesso, dopo aver avuto per tutta la serata in testa la canzone di Non nominate Bruno, ho in testa quella di Bruno. Ah, che bello! Non si nomina Bruno. No. C'è triggerato. Comunque, ragazzi, la versione inglese. Sì, sì. We don't talk about Bruno. È meglio, ma in quella in italiano a un certo punto non si capisce più cosa stanno dicendo. Smettete, bellissimo. In italiano. Posso dire una cosa? Ma cosa gli ha fatto Bruno alla Disney? Sì, non lo so. Perché Silenzio Bruno e non si nomina Bruno, cioè spiegatemi un attimino che se cosa hanno detto. Sì. Sofia. Dimmi, la tua roccia con esatto, vedi, la Reri mi capisce. Sarà il capo espiatorio della Disney, Bruno. Esatto. Che poi, tra l'altro, era il personaggio migliore della serie. Sì, bellissimo Bruno, ragazzi. Bruno Cerna. Seguito da Camilo. Camilo, bellissimo anche lui. Seguito da Luisa. Che Luisa è bellissima. Luisa è quella waifu fortissima. Sì, esatto. E canta una canzone che ha un significato, quella canzone, la canzone di Luisa. Posso dire che le canzoni sono più belle in inglese? Ma no. Di tanto più belle in inglese? Alcune sì. Una canzone, però a me piace, vabbè, io ho un debole per il doppiaggio italiano. Solo anche che no, il doppiaggio italiano è molto bello, però a livello di canzoni. Io qual è il problema delle canzoni italiane di Encanto? È che le canzoni in Encanto hanno un effettivo peso nella storia, cioè perché ti raccontano delle cose della storia, sì. Solo che in inglese quello che tu dici con due parole, in italiano lo dici con quattro. Di conseguenza riuscire a far stare tutte le cose della storia all'interno di quei tre minuti di canzone della frase è stato un bordello assurdo per i traduttori. Infatti la cosa è che risulta più veloce. Tra le altre, ragazzi, io ho il poster enorme di Encanto della Disney. Ah, sì? Perché me l'hanno regalato a Lucca. Perché c'erano alcuni dei disegnatori ufficiali della Disney che facevano gli autografi e c'erano le persone, c'era una ragazza che praticamente a chi riusciva ad entrare gli davano il poster. Siccome non avevano sponsorizzato abbastanza questa cosa, questo evento, sono venuti a chiedere in giro fuori. Io ero lì che, tipo, tra una pausa e l'altra... Che fortuna! Ero lì che mi mangiavo il mio paninetto. A un certo punto mi si avvicina a questa ragazza e mi fa: vorresti venire dentro a farti fare gli autografi? E io facevo, cavolo, vorrei tantissimo, ma cioè, ho i minuti contati, devo ritornare in stand dietro a lavorare.
mi fa, sai, diamo in omaggio anche un regalino. Io, mi dispiace, non posso farlo perché sono qua allo stand qua davanti. Mi fa, vabbè, dai, tieni. E mi ha regalato il poster gigante. Oh, wow. È stata carinissima, davvero, ragazzi. Aspetta, volete vederlo? Me lo vado a prendere. Dai. Così piango un pochino, vai. Intanto faccio un po' di switch, faccio vedere quello che sta facendo Marco. Ma come mai non hai ancora sbagliato il nome stasera? Perché ci sono due Mattei. Credo che ci sia tu come uno reverse card. In pratica tutte le volte che deve dire uno dice l'altro, però visto che lui normalmente dice sbagliati, gli azzecca. Ragazzi, grazie, vedete? Marco. Oh, wow. Prego. Madonna, oh, che bello che è. Oh, che carino. Wow, è spettacolo. È enorme. Il motivo per il quale le canzoni in inglese hanno più significato e suonano meglio è proprio questo, cioè il fatto che purtroppo in italiano ci devi mettere più parole rispetto a che in inglese. Sì, sono pensate in modo diverso. Esatto, perché ti dicevano che in generale tutto il film è meglio vederlo in inglese perché utilizzano delle parole che fanno capire più nell'immediato il significato del film, che invece in italiano ci metti un attimo di più a capirlo. Mm. E quindi, cioè, diciamo che l'inglese in questo caso ha fatto tanto la sua. Poi vabbè, dai, sì, la intanto parte di Camillo in Don't Talk About Bruno è qualcosa di spettacolare. Cioè. Intanto io è un mese che non smetto di cantarle. Porca! Sì, no, cioè, è impossibile. Io ti giuro, ce l'ho in testa ogni ora del giorno. Cioè, ogni ora del giorno io ho in testa questo che fa 7 foot frame, rats I love mix back, tutto il tempo. Posso solo sta frase a memoria, quindi canto solo questo. Se no. Okay. L'altra sera a tipo le 2 di notte ero sveglia perché non riuscivo ad addormentarmi perché ce l'avevo in testa we don't talk about Bruno. No, quando ti entrano in testa è proprio la fine, ciao. Madonna. E allora oggi ho ceduto e ho ufficialmente iniziato ad ascoltare per imparare a memoria la canzone. Giusto, giusto. Quando non la riesci a sconfiggere, la fai diventare tua. Ah, proprio, ragazzi, questo lo dico a Marco e a Matteo, cioè Matteo 2 e Marco 1. Ok. Marco, sono stati in live con me per fare Spider-Man la scorsa volta, ho visto il film, finalmente. Ah, ti è piaciuto? Tantissimo, l'ho adorato. L'ho veramente adorato. Mi hanno fatto anche rivalutare tantissimo Garfield come Spider-Man. Ah, sì. Strano, eh? Ma strano, dai. Non gli avrei veramente dato una lira. Ma ho capito che Garfield ha avuto la sfiga di essere stato diretto da dei veri e propri cani. Eri così arrabbiato l'altra volta. Hai cambiato... Sì, ero arrabbiato perché in effetti Garfield continua a non essere convincente come Spider-Man rispetto a un Maguire o anche a un Holland, però non era neanche tanto malvagio, nel senso è un figo, però sa vestire i panni un po' dello sfigato, e in questo film qui poi erano adorabili tutti e tre, facevano dei siparietti incredibili, secondo me erano proprio belli. Sì, concordo. Mi è veramente piaciuto, godibilissimo. Quindi lo consigli? Sì, e poi soprattutto è divertentissimo. È veramente divertentissimo come film. Se ti piace Spider-Man, ti diverti. Punto. È proprio bello. Ragazzi, cioè, siccome eravamo rimasti in sospeso con questa questione, la scorsa volta avevo promesso che avrei rivisto il film. Ragazzi, hanno scritto che ci hanno taggato solo dei disegni fatti, di sempre su... Oh, andiamo a vedere. Allora, dove? Franci dice che non riesce a finire di colorare il disegno, ma intanto ci ha taggato su Instagram. Quindi qualcuno che riesce ad andare a vedere... Grazie. Allora, però chi ha taggato? Perché se ha taggato la scuola, noi non possiamo vederlo adesso. Ha taggato tutti. La scuola. Credo che abbia taggato tutti. Ci ha taggato tutti. Oh, che bello Sì, visto, ragazzi. Oh, wow. Che figo. Allora, ragazzi, posso mostrarlo io, se volete. Vai. Sì. Allora, aspettate che lo zoom un pochino. 3, 2, 1, go! Eccolo qua. Fighissimo. Non è facile, però è tutto qua. Proprio bello.
Bello! Ma che figo! Con la mazza davanti, così che ti dice, dai, guarda, dimmelo in faccia di nuovo, dai. Esatto. Il primo mi piace è mio. Bene, ragazzi. Spettacolo. Intanto metto Matteo, così, da schioppo. Sta venendo molto bello, Matte. Aspetta che tolgo. Oh, wow, che bella. Veramente molto bello. Che figo. Molto, molto bello. Che bello, adesso, adesso sto mettendo i colori di base. Adoro. I maledetti flat. Sì, a me piace sempre avere un po' una base su cui lavorare. Non riesco ad andare direttamente con colori a ombre, sfumature. Ma quello chi ci riesce? Esatto. Nel senso, c'è chi parte a lavorare così, ma abbiamo tutti bisogno di un po' di line art se non siamo pittori puri. Ho visto degli illustratori tipo De Luca, che sono dei mostri sacri, che col digitale ti fanno della roba incredibile, ma seguirli nei loro metodi è abbastanza fantascienza, almeno per ora. Sono d'accordo. Però non è detto che non ci riusciamo, un domani, ragazzi, non perdiamo. Non getto la spugna, però al momento in live non mi metto a sperimentare. Quando e se mi sentirò più a mio agio, magari. Più sicuro. E Luca, l'ho avuto come insegnante due volte, è un mostro di bravura, non penso sia umano. Rerisham, lo so, è veramente stra maledetta. Esatto. Ok. Finita l'inchiostrazione, sì. Mostriamo il prodotto di Giada. Un Espeon da 3 giorni. Un Espeon che è un Pokémon? Sì. Ok. Sì, Espeon è un Pokémon. Una delle è l'evoluzione di tipo psico. Oh, wow, Giada, che bella. Adoro. Sì, è proprio bella. Yeah. Bella e pulita, tra le altre cose. Madonna, ce la zoomi un po'? Sì, certo. Fai uno zoom sul viso, per favore. Assolutamente che bella. Sì. Dai, proprio il suo sguardo sveglio. Sì. Ti sta già tremando alle spalle. Esatto, ho visto che aveva... All'inizio avevo messo la bocca un po' aperta così, ma in realtà andando a guardare un po' di immagini un po' su di lei ho capito che è una molto furba, quindi... Sì, lei ha quasi sempre la bocca chiusa, hai fatto bene. Ah, ragazzi, scusate se salto un attimo di palonfrasca, mi è venuta in mente una cosa. Dopo vi posso consigliare un anime? Sì, certo. Sì, volentieri. Aspetta. Credo che sia... Make you... Black Factory, se non l'avete già visto. Sì, esatto, Make You Black Factory, ok, è un isekai, che è un genere molto inflazionato, ma attenzione, allora ti faccio una domanda, Matteo, il genere isekai, no? Come sono i protagonisti di solito, che devono finire in un mondo parallelo, che tipologia di protagonista c'è di solito? Devono essere molto facili da immedesimarsi, quindi sono personaggi più o meno che vogliono il bene, che cercano di avere successo, di aiutare gli altri. Sì, devono essere un pelino comuni, tra virgolette. Esatto, è un po' basic come tipologia. Allora, in Make You Black Factory, il protagonista è un tizio che è diventato il nit più di successo del Giappone. È un tizio figo, muscoloso, cioè figo, di bell'aspetto, intelligente, che ha giocato in borsa praticamente e che ha pianificato tutta la sua vita per poter vivere senza lavorare. Ha fatto degli investimenti, comprato delle proprietà in Europa e con il ricavato si è costruito un mega appartamento di lusso dove isolarsi dalla razza umana nel lusso più totale, nella figaggine più estrema. Wow! Assoluto. Che figo! Sembra giusto! All'apice della sua felicità viene preso da un tunnel spazio-temporale e sbattuto in un mondo fantasy, ok? No! Mondo fantasy, però, il mondo fantasy non è esattamente fantasy come dovrebbe essere, cioè è un vero mondo fantasy che però si è evoluto fino alla rivoluzione industriale. E praticamente è un mondo fantasy dove tutto è suddiviso in corporazioni che sfruttano la magia, che sono praticamente delle multinazionali dove le razze fantasy lavorano come impiegati. E lui, che non voleva lavorare per tutta la vita,
riparte come impiegato di una di queste multinazionali. Ma no, no, bellissimo. Allora, è una cosa sconvolgente perché il protagonista è uno stronzo di dimensioni apocalittiche e mi ricorda tantissimo il protagonista di Konosuba. Io l'ho trovato piacevolissimo perché Kazuma è fantastico. No, ma lui è un Kazuma che però è super di successo, però gliene succedono sempre di tutti i colori, ma le vicende sono proprio assurde. Cioè, se, anche solo per passare il tempo, comunque è veramente bellino perché tira fuori proprio dal genere isekai altri contro stereotipi e vabbè, si ribalta completamente. Secondo me è proprio bellino a guardare perché ha lo stesso spirito di un Konosuba, un po' più avanti. Grazie. Gli darò un'occhiata comunque in futuro. Guarda, fammi sapere cosa ne pensi, Matte, perché a me ha stupito tanto. Pensavo fosse il solito isekai che voleva essere comico senza esserlo. Invece no, mi ha fatto fare delle risate proprio genuine. Bello. È una cosa bella mischiare le tematiche del mondo del lavoro giapponese con una roba fantasy, che è una cosa... vabbè. Solo in Giappone potevano pensare a una cosa del genere. Davvero. Figo. Oh, esatto. Almeno un pochino fuori dalla norma, dal cliché degli isekai. No, io sono molto appassionato di isekai, però mi rendo conto che siano veramente delle cose che ultimamente stanno facendo con lo stampino. Ne escono anche di carini, però degni da guardare, cioè che sono roba non imperdibile, ma fatta molto bene, ce ne saranno una manciata di 4 o 5, capito? Mm. Tutto il resto sì, è roba abbastanza risibile, che te la scordi un po' anche dopo. No, questo qui secondo me si farà voler bene. Spero che continui, perché, vabbè, un po' come Cautious Hero, che speravo che andasse oltre la prima stagione. Sì! Madonna! Che poi, tra l'altro, io ho letto, siccome ero curiosa di sapere come sarebbe andata avanti, ho letto la novel. Mamma, la novel è peso di brutto. Davvero? Tantissimo. Non ti voglio fare spoiler, però è veramente figa la novel, dove come l'hanno sviluppata. Beh, immaginavo, se va oltre la prima stagione, per forza di cose sarà figa, comunque. Tu hai visto l'anime, no? Io sì, da tutto. L'ho adorato tutto. Ready Perfectly. Sì, lui è meraviglioso. Cioè, ma sono meravigliose anche tutte le divinità, dai. La divinità dell'arco, quell'episodio lì. Mamma, la psicopatica convulsiva che cerca di farselo ogni 5 secondi. Cioè, come fai a non amarla? Io sono morta con lei. Giuro, sono morta. Ma poi la doppiatrice di Restart, secondo me, è qualcosa di meraviglioso. Quella donna è stata fantastica, cioè è riuscita a farla alla perfezione, poi a parlare velocissimo come Restart. Cioè, riuscire a fare un personaggio che parla a macchinetta in una maniera così esagerata, secondo me, è qualcosa di assurdo. Allora, vediamo un po'. Tanto scusate, riprendo un attimo il controllo. Mi ha ricordato Saga of Tanya the Evil. Sì, vagamente. Saga of Tanya the Evil è meglio, è uno di quelli della manciata di 5 che sono fatti talmente bene che li consiglierei a chiunque. Quello è, non è nemmeno da considerare un isekai come tutti gli altri. Tanya the Evil, quello è proprio fuori dal no. Cioè, è quasi fuori dal genere. Sì, perché vabbè, è allucinante, ha delle tematiche fortissime. Comunque sì, assomiglia un po' alla protagonista di Tanya the Evil. Peccato che si voglia andare sul genere comico, poi non peccato, va sul genere comico e ci riesce alla grande, secondo me. Comunque, vabbè. E invece poi c'è, sembra la legge del contrappasso, penso che lo sia. Tipo Sakimi-chan e dici come ha fatto. Cosa, Roby? Non ho capito un attimo. Di cosa stai parlando, Roby? Facci capire. Forse era riferito al fatto che alcuni dipingono e non sappiamo come fanno, come Sakimi-chan. Ma Sakimi-chan usa la line art, ragazzi. No. La usa pesantemente anche. No, Sakimi-chan no. L'ho fatto vedere una volta un pezzo del suo lavoro. Lei lo fa completamente senza line art. Ma va. Te lo giuro. Praticamente lei usa lo stile pittorico, parte come si fa quando si fanno la pittura d'olio, parte direttamente facendo
lo super schizzo facendo la forma base, un po' come se stessi lavorando su un'ombra. Cioè, voi immaginate di lavorare sull'ombra del vostro personaggio o di un viso, quindi avete chiara la forma come se stesse lavorando direttamente sullo sketch. Quindi avete chiara la forma del viso, avete chiaro le forme tipo collo, braccia e quant'altro, e mano a mano andate ad aggiungere i livelli senza avere la line art. È come se avesse la line art direttamente nei vostri occhi. Esatto. Quindi automaticamente andate ad aggiungere livelli, e quando arrivate al livello dove dovrebbe esserci già la line art, l'andate a fare, smussate tutti gli angoli, smussate tutto quanto. Mm. È tutto lavorato su livelli, è molto lunga. Ma va. È un processo lungo, ma sì, viene molto bene. È lunghissimo, però Sakimi-chan parte dalla, cioè dai, chiamali colori base. L'avevo sì, visto sì, perché una volta aveva sponsorizzato nelle storie il fatto che su Patreon andava a mettere come fai i disegni, e uno di questi aveva fatto vedere appunto che il primissimo step era quello. Capito. Ma dai. Però vabbè, io sì, ho smesso sì. di seguirla, Sakimi-chan, quindi attualmente non ho la minima idea di cosa stia facendo. Anatomie rotte, probabilmente. Eh? Ah beh, anatomie rotte, sì. Sì, sì. Ah, ultimamente aveva fatto un po' di pasticci, Sakimi-chan, giusto? Esatto. Sì, io avevo smesso di seguirla. Poi per carità, tanta stima, perché assolutamente. Sì, no, vabbè, ma poi è arrivato, penso che è arrivato a un certo livello, si sarà un po' rotto i coglioni, avrà fatto un po' di esperimenti. Forse andrà a parare direttamente su un altro genere, poi, nel senso. Esatto. Non mi stupirei se cominciasse a fare cose completamente diverse adesso. Allora, dunque, vediamo un po'. Rimettiamo il nostro Matteo. Vabbè. Oh, wow. Vabbè. Wow, vado lento. Proprio lento, eh? I capelli sono belli. Abbiamo un Sakimi-chan, va bene? Cosa? No, niente, lascia stare. Ti chiamiamo Sakimi Matte. No, ma proprio no. No, ma poi in realtà è uno stile... Cioè, quel 3D... Così non mi fa impazzire, devo essere sincero. No. Cioè, è bravissima, ma non mi verrebbe neanche voglia di provare a fare... è un po' troppo patinata, dici? Sì, troppo patinata. Preferisco cose molto più... Per esempio, Valant per me... Tony Valante è molto più bravo sul colore, mitica. Ma vabbè, sì, l'ho visto disegnare dal vivo, lui fa tutto su un livello solo, dice meglio fare tutto sì, su un livello solo, dico, ci riuscissi, è facile. Vabbè. Oppure Ray, cioè mi piacciono le cose più pittoriche che non che tendono a non essere così tanto con quell'effetto 3D lì. Poi è una questione di gusto, ovviamente, chiaro che... Sì. Cioè, e diciamo che ci rendiamo conto del fatto che sono grandissimi artisti, però non fanno per noi. Esatto. Io preferisco O Great. Ah, ah beh. Dio mio, quell'uomo. O Great. Ah, io, ragazzi, ho i due artbook di O Great che sono enormi. Costano tutti e due insieme, vengono sulle 400 euro. Costano però, un patrimonio. Però... No, vabbè, io l'ho avuti a poco, però degli aiuti. Io sono poco perché sono una ragazza molto ben voluta, invece. Esatto. No. Perché ho amici, costerebbero il doppio. Ho amici nell'aldilà. Esatto. Oh. Più o meno. Ma questo non era di Hercules? No. È Dottore della principessa Ganocchio. Bravissima. Ho capito. Potresti morire. Vabbè, nominata Bray la principessa. Ma do che ridere. La mamma di Matte. No, era mio papà in realtà, però vabbè. Che è andato a acquistare, cioè sono andati a fare la spesa e hanno visto il nuovo film che ai tempi era La principessa Ranocchio. Solo che c'è scritto grande La principessa e sotto il Ranocchio. Ed era un Blu-ray. Quindi no. È uscita una cosa tipo, ma voi conoscete Bray, la principessa? Ma no, perché c'era scritto tipo sul... sul cartoncino. So
sul cartoncino qualcosa, hanno scritto B-Ray la principessa, e quindi no. Bellissimo. E noi, no. Cosa vuol dire no, Bray la principessa? Bray la principessa. Per noi è Bray la principessa. È giusto, giusto. Basta. No. Bray era un cattivo di Get the Robot. Comunque vabbè. Sì? Ecco. Qui. Adesso c'ho in testa le canzoni di Hercules, raga, ma no, 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 no. Puoi pensare a Gaston della Bella e la Bestia, comunque. No, il più forte è Gaston, il più furbo è Gaston. Presto celebreremo il suo matrimonio. Gaston. Che bella. Gaston. Ragazzi, canterei canzoni Disney tutto il giorno. Sì, sono d'accordo. Anch'io. Per diventare grande, Sofia, per diventare grande. Anche 4 dozzine di uova mangeresti ogni dì. E adesso ne mangi anche 5 dozzine. E guarda che muscoli hai qui. Ecco. Perché io le canzoni Disney le so a memoria. Quelle più vecchie non ancora. Ho deciso che tutto un rewatch, perché i tempi non le imparavo a memoria, però adesso ho deciso che no. I tempi erano cronologico dei film della Disney e della Pixar, e di conseguenza imparerò a memoria qualsiasi canzone possibile. Quelle più vecchie non le sai perché erano quelle che guardavamo noi da piccoli, intendi? No, ero piccola quando erano usciti. No. Cioè, davvero, Sofia, non eri piccola, eri un'intenzione, nel senso. Neanche. Neanche quando sono uscite. Quando è uscita La Bella e la Bestia? Nel parecchio tempo fa, Sofia, parecchio. Nel 2000. No, La Bella e la Bestia sarà nel 94. Secondo me La Bella e la Bestia è ancora prima. Ragazzi, volete farmi sentire vecchia? No, perché mi ci sto iniziando a sentire parecchio. Io l'ho visto al cinema, comunque. L'ho visto al cinema, anch'io, La Bella e la Bestia. Anch'io l'ho visto al cinema. È del 91. I miei sposati. Ma veramente del 91? Quando vedete le cose di cui parlate, ragazzi, sono cose che sono nate 10 anni prima della vostra nascita. Perché non mi credete? Cioè, pensate che sia bello per me dirvelo. Cioè, No, ti spiego. Per me La Bella e la Bestia era uno di quei classici Disney che, tipo, se guardi Biancaneve, che è uscito nel 1928. Cioè, quindi per me sono tutti in quell'epoca. No. Grandioso, non hai migliorato la situazione, Sofia. Grazie, no, infatti, Sofia. Niente, grazie. Davvero. Siamo nati nel 1928 per Sofia. Vabbè, anche noi, Sofia, ti vogliamo bene, comunque, sappi. Allora, adesso un po' di meno, ma vabbè. Quando sono nata io? 2002. Matteo ha detto giusto. Quanto? 2002, ma perché hai un anno in meno di mio fratello, hai un anno in più di mio fratello. Quindi basta. No, in realtà ha detto così perché sa che con te la battuta che ne sanno i 2000 c'ha un significato preciso. Esatto. Quindi niente, comunque, cioè, tipo, i film dal 2010 in poi le canzoni le so a memoria tutte. Neanche, fai anche un po' prima. Qualche wow. Altro. E Hercules le so tutte. Hercules Chissà perché questa preferenza in particolare. Per Hercules, perché sono fissata con Hercules, è uno dei miei film preferiti, secondo me. Ade quanto è quello antagonista della Disney. Ade è veramente. Ade è l'antagonista. Sophie, allora, aspettate, secondo me con... ragazzi, c'era una ragazza che è arrivata, buona serata, Kurenai non Neko. Chi ha realizzato questa fanciulla è Matteo Dodo. Te lo sposto in cima, sopra la mia testa. Eccolo lì, che è sotto l'occhietto. No, ti ho messo sopra, praticamente. Ho visto. Sì, è il gioco dei 9, sai, presente? Dico, ok. Biancaneve è uscito nel 1937. No. Ma per Sofia siamo anche più vecchi, secondo no, me. No, ragazzi, Biancaneve, la primissima versione, quella che è stata un flop per Walt Disney, è uscita nel 1928. È vero, in bianco e nero. In bianco e nero è stato un flop, perché nessuno riusciva a capire la cosa di vedere quello che stava guardando, non capivano.
Ok. Schifato tantissimo, poi dopo è uscito di nuovo e la gente l'ha apprezzato di più, è stato capito meglio, anche perché dopo sono usciti anche più cortometraggi di Topolino e roba del genere, e quindi cioè, è diventato più famoso successivamente, però del 28. Ci ho fatto un articolo, ragazzi, alle medie su questo, quindi nessuno mi può battere su questo. L'hai fatto dove? Sì, perché la mia prof una volta ha detto: bene, ragazzi, adesso facciamo finta che voi siete dei giornalisti, quindi voglio vedervi scrivere un articolo di giornale. Io l'avevo fatto su Biancaneve. Beh, bello, dai. Avevano fatto anche a noi alle medie. Il flop della Disney. Ah, Kurenai non Eco chiede se Dodo ha un Instagram. Dodo, sì. Passa il tuo Instagram. Sì, ho Instagram. Aspetta. Facciamoli tutti. Comunque li ho scritti prima, dai. Anche, ragazzi. Brava. Vabbè, ma riscriviamoli tutti di nuovo, ragazzi, su. Vai, tutti quanti. Tutti quanti, tutti quanti hanno un Instagram. Alleluia. Sta cosa è sempre bellissima. Sì, ragazzi. Comunque non c'è niente che da piccolino mi gasava di più delle canzoni degli Aristogatti. Quello bellissime. Sì. Anche quelle sì. Molto belle. Solo me, il meglio del Colosseo. Del Colosseo, vado. Io sono Romeo. Ecco, ma scusate, quanto mi faceva ridere gli Aristogatti, ragazzi, ma la scena dell'inseguimento della moto, ma ve la ricordate? Sì, era bellissima. Porca miseria ladra, cioè, io giuro, poi c'erano i cani sordi che non capivano un tubo, cioè era una cosa bellissima, ma io quando ero piccolo ci uscivo matto per questi film. Noi non siamo torto, che siamo ok. 15 ciccioli rubati a Natale. 15 ciccioli. Diciamo, quello in realtà era cosa era? Caterina e Guidalina bla bla. Anastasia, ragazzi. No, la Anastasia me non piace. Rasputin, uno dei più bei cattivi di sempre. Rasputin. Sì, sempre me ricordo. No, a me non fa impazzire. Raga, a me Anastasia non mi dice veramente poco. Ma delle canzoni bellissime anche lì. No. Non è mi stato piace. Sottovalutato troppo. Da Svidania. Quello assolutamente lo dico anch'io che è stato sottovalutato, invece uno che ultimamente tutti quanti dicono è stato sottovalutato un sacco, ma è un film meraviglioso, uno dei migliori film, Atlantis. Ah, bello! No, è bellissimo. No, è troppo bello. Sofia, perché te non hai mai visto Il mistero della pietra azzurra? Esatto. Sì. Sì. E scusami, Sofia. The Secret of Blue Water. Atlantis era bello, aveva un character design originale, però secondo me ha precorso un po' i tempi, ragazzi. Sì, troppo. No, Fiorello no, Revisane no, Fiorello no, ti prego. Fiorello in Anastasia era l'unica nota stonata, ti giuro. Cioè, la storia di Atlantis è molto fatta, è una corsa, perché non si sa come mai non potevano allungare un pochettino il film, e quindi è veramente detta molto velocemente, secondo me hanno tralasciato un po' di cose, però sono l'unica che la pensa così, e quindi vabbè, ragazzi, ci rinuncio. No, io ci sono cresciuto con Atlantis e lo adoro, con Molière, che... Esatto. Ma aspetta un attimo, quella è Nico Vincerina. Non ti muovere, non ti sperare, non fai niente tranne che pregare, forse. Allora, il cartone che mi ha deluso più... Allora, qual è il cartone che vi ha deluso più di tutti? Praticamente o film d'animazione, forza ragazzi, tirate fuori i nomi, uscite i nomi. Mucca la riscossa, no vabbè. Mucca la riscossa. Ti è piaciuto? No, Mucca la riscossa è stato il mio primo film in assoluto al cinema e dopo 5 minuti ho iniziato a piangere, mi hanno dovuto dalla sala e non l'ho mai più rivisto, per me è un film che... Scusami, ma perché piangevi per un film del genere? Che è successo? Allora, avevo tipo 2 anni, però cioè, non mi piaceva proprio, ma anche adesso a ripensarci a certe cose, no. Bocciato. Io, Sofia, giuro, sono perplesso, ma non perché non sono d'accordo, proprio perché non capisco. Era un film che aveva un design puccioso, non era lo stesso di Wallace and Gromit? No, Mucca la riscossa è quello delle mucche. No, tu devi pensare in fuga. Ah, ok. Ragazzi, no, Mucca la riscossa era quello con lo yodel.
Wallace e Gromit, la maledizione del coniglio mannaro, era uno dei miei film con cui c'era fissata da piccola. Per ogni volta che c'era la scena della verdura sul letto, scappavo in un'altra stanza. Ok. Vabbè, in effetti piccola... era un po' creepy, come Leone il cane fifone. Invece te, bello, Marco... Leone il cane fifone. Marco, tu qual è la serie televisiva o il film o l'anime che era che ti ha deluso di più? Che mi ha deluso di più? Vabbè, allora, non ho visto il cartone, ma ho letto il libro perché ce l'avevo da piccolo, ed era Taron e la pentola magica. Ah sì, non era un gran film, purtroppo. Tutti. Tristino. È un peccato, aveva tantissime premesse interessanti. Esatto. Però poi mi hanno parlato di questa cosa, sono d'accordo con te. Altre cose... Ma diciamo che io sono abbastanza di bocca buona, quindi faccio un po' fatica a rimanere deluso, perché diciamo che mi stanno molto a cuore le persone che ci lavorano alle cose, allora dico sempre no vabbè, però ci sono impegnati. E allora invece i due Mattei, critico. Ragazzi, allora sto pensando Itto, scusate. Ah, a proposito, c'ho la roccia col codino, se la vuoi vedere, Sofia. No. Facci vedere, sì. La roccia col codino. Dai, sai che non mi viene in mente che cosa... Cioè, una grande delusione di un cartone. Madonna. Neanche a me. Addio. Ah, è Geodude con un codino. No, è Geodude incrociato con Steven Seagal, ancora peggio. Oddio. Ti piace? È meraviglioso. Bellissimo. È inquietante al punto giusto. Allora, io ragazzi ce l'ho una serie animata che mi ha deluso tantissimo, perché all'epoca sappiate che si dovevano comprare le videocassette ed era un gran sacrificio comprarle. Quindi ne comprai una per una serie che mi sembrava fichissima, che c'aveva una bella opening, che veniva pubblicizzata bene, ok? Ed era Orphan, lo stregone. Dio mio, ragazzi, cagata di anime, giuro, allora, dopo averlo guardato 4 volte e aver cercato dei lati positivi, ho preso la VHS che avevo pagato 40.000 lire e l'ho fatta a pezzi a martellate. Era orribile, era una roba... Cioè, io ero a me piace. Di anime. A me piace. E uscivano fuori delle cose bellissime, ok? Vi ricordate? Era il tempo di Record of Lodoss War... Le prime proiezioni di Cowboy Bebop, Il mistero della pietra azzurra, Evangelion, era un periodo di gran fermento. Allora ho detto: cazzo, gli anime non mi possono deludere. E ho comprato Orphan e volevo morire. No. Era molto più brutto di come mi aspettavo. Il trailer ti dava un sacco d'aspettative. Non era un brutto anime, era che era un anime un po' insulso, un po' nella media. Mentre il trailer con quell'opening, con lui, con le lame bianche di luce, con questi pugnali magici e roba del genere, sembrava fichissimo. Invece era una cagata. E poi era noioso. Era una noia incredibile. Mi ha dato veramente fastidio, perché sono stato veramente deluso, perché le pagavo tanto le cassette all'epoca, ragazzi. Ma tanto. Sì, l'open era fichissimo, ragazzi. Ve la ricordate? Na, 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 na. Bellissimo. Che cavolo, amarezza. Giada, te invece? Un anime che mi ha deluso parecchio per come era fatto, e poi invece un film, un anime o un film d'animazione? Cosa delle due? Tutte e due. Allora, un anime che mi ha deluso, che mi aspettavo che in realtà fosse un po' diverso, però qua si va proprio sulle cose più vecchie, è stato tipo Renzi la strega, perché avendo letto il manga, quando sono andata a guardarmi l'anime, ho fatto tipo, cazzo c'entra? Non c'entra una minchia di niente. Cioè, era totalmente un'altra cosa, proprio completamente un'altra, presa e rifatta da zero. E comunque mentre lei si chiamava Renzi, non Renzi. Ma la chiamavano Renzi, e quindi tutte le volte che io ascoltavo il cartone animato veniva Renzi la strega, esatto. Invece era Ranze, e la figlia si chiamava Ranze. Il nome era Ranze, sì, Ranze. Nel manga la strega si chiama sì. Ranze la strega, e la figlia si chiama Rinze. Ma dai, sì, la figlia si chiama Rinze. Sapevatelo, se non lo sapevate, sapevatelo.
Ma ragazzi, comunque, quanto era bello quando la mamma licantropo si incazzava. Mamma era bellissima, sì, era stupenda, pardon, ma era proprio bello quell'anime in tutto, cioè quel manga più che altro, più che l'anime in tutto e per tutto. Poi vabbè, delusioni mie a parte. Ah, uno che mi ha un po' deluso è Ponyo. Ponyo? A me il Ponyo proprio non è piaciuto. Mio fratello ci andava. Era particolare, più che altro a me faceva un po' strano il personaggio del padre di Ponyo, che sembrava un po' Iggy Pop in versione anime ancora più drogato. Però vabbè, sì, effettivamente sì. Però a me non è dispiaciuto per nulla, però era un po' atipico. No, ma non dico che sia brutto, ma a me non è piaciuto, mi ha un po' deluso. Ma in effetti dà una sensazione strana per essere un film Ghibli, non lo so. Sarà che forse c'era già lo zampino di Goro Miyazaki? Ah, ecco, a proposito di cose che non mi sono proprio piaciute, almeno mi ricordo così, e i racconti di Terramare. Ci stavo pensando ora, a me è piaciuto, però era un film tiepido rispetto a quello che ero abituato a vedere dallo studio Ghibli, molto tiepido. Non vorrei essere troppo drastico nel giudizio, perché in effetti comunque era comunque un film fatto molto bene. Dovrei rivederlo perché l'ho visto tantissimi anni fa, e cioè si parla davvero di quasi una ventina d'anni fa, e proprio non mi era piaciuto minimamente. Poi appunto magari adesso riuscirei a vederlo sotto un'altra ottica, ma al tempo mi aveva deluso parecchio. Come mi aveva un po' deluso, ma poco, perché anch'io come Marco forse sono un po' troppo di bocca buona, quel film d'animazione sui Cavalieri dello Zodiaco che era uscito qualche anno fa, che era animato in 3D. Ma mi ricordo, era bellissima. No, mi ricordo solo questa scena nella casa del cancro, che proprio mi aveva distrutto. Sì, so anche quale, sì. quella di lui che resta in mutande senza l'armatura. Esatto, quella sì, era terribile. O forse, cioè, anzi, ancora peggio, era quando faceva il ballettino con intorno tutti gli scheletrini della morte. Proprio quel momento lì. Quello era terribile, anche perché... In italiano era doppiato di merda, ma veramente di merda, ragazzi. Anche non è piaciuto, hanno detto. Sono rimasto delusissimo anch'io da quel film, è vero, me l'ero scordato, l'avevo rimosso più che altro. Che bello, è che te l'ho ricordato. Dai, Dodo, se non fossi stato tu l'avrebbe fatto qualcun altro a tradimento. Sì. Un altro film d'animazione che potrei dirvi che mi ha deluso e il che mi fa rimanere malissimo, perché penso che sapete tutti quanto io ci sia fissata: Dragon Trainer 3. Non l'avrei mai detto, Sofia, sai? Non è, in realtà non posso dire che non mi piaccia, perché mi fa impazzire lo stesso, intendiamoci. Però ci sono troppe scene che mi danno fastidio. Cioè, anche perché tutto il film gira attorno al fatto che lui magicamente, cioè che lui sta avendo dei problemi a gestire il tutto, e la madre, al posto di dire guarda che tu sei riuscito a cambiare la visione di tutti quanti, sei riuscito a fare un sacco di cose da solo, ad addestrare uno dei draghi più pericolosi da solo, tutte queste cose, va dalla fidanzata di lui e dice: senza di te lui è un totale incapace. Ma stiamo scherzando? C'è due film precedenti buttati nel cesso perché lui magicamente senza di lei non è nessuno, quando è tutto il contrario in realtà. E quindi mi davano il segno, proprio qua ce l'avevo sta cosa, ti giuro. Simpatica. Però mi ha fatto rimanere tanto male, perché cioè, per me la saga di Dragon Trainer è una delle cose più importanti in assoluto, è una delle cose che alla fine mi ha iniziato a far disegnare, quindi ci sono rimasta di merda il fatto che ci sono parecchie scene che mi danno fastidio in quel film lì. Però il finale, vabbè, il finale non posso dire niente, per il finale quello lì è perfetto, e già lo sapevo da tipo il 2015, perché lo sapevo dai libri, quindi sapevo già cosa aspettarmi. Non è fedele? È fedele ai libri? Io i libri, sì. È fedele ai libri? No, cioè, non c'entra proprio un cazzo, però okay.
mi sto perdendo, Sofia, ti giuro. No, allora, i libri sono diversi per quanto riguarda la storia, le dinamiche, tutto, però il finale è lo stesso, perché in realtà in entrambe le cose Logan e Draghi, solo che nei libri Logan e Draghi fin da subito, loro addestrano i draghi fin da subito, sono pirati, non sono vichinghi, e Sdentato è piccolo, cioè Sdentato è grosso quanto, così più o meno, piccino piccino. Che bello il disegno di Sofia. Quindi c'è, è fedele perché tutta la storia poi rimane, però in realtà è diverso, in realtà vuoi ridere? Astrid non esiste nei libri. Astrid nei libri non esiste, è stata aggiunta dalla DreamWorks perché dicevano che ci voleva una ragazza che potesse piacere al pubblico. Cosa? Come Sofia? Non posso dirlo. Tante cose belle. Tante cose belle. Hai detto Tite Kubo? Cubo. No, però il 3 di Dragon Trainer a me ha deluso sotto molti aspetti, perché buttano via tantissime cose che erano belle del personaggio di Hiccup, quindi mi ha reso molto triste questo. Io ho approfittato e mi sono guardato tutta la serie animata di Dragon Trainer e me la sono guardata in inglese, l'ho guardata su, dovrebbe essere su Netflix se non sbaglio. Yeah. È su Netflix, ma per me quella serie lì non esiste, quindi non ti piace? È carina. Allora, a parte l'animazione che mi dà proprio sui nervi perché è animato male, non può essere della stessa qualità del film, lo so, però cioè, sono proprio di plasticazza brutti, e per di più ci sono, lì lo ammetto, è solamente una cosa mia, ci sono troppe scene con Astrid e quindi non voglio vedere. Ok, va bene, Sofia, ma sei un pochino di parte, lo puoi ammettere questo, vero? Sì, sono di parte, ma infatti è una cosa che mi dà sui nervi anche a me, perché vorrei tantissimo vederla, perché so quanto può essere bella e tutto, però ci sono troppe scene che mi danno fastidio. E vabbè, dai, Sofia per il sociale, cioè, Sofia, esatto, per il Tiger, più che altro, dai. Sofia per l'eliminazione di Astrid, punto. Ascolta, ma non sarà che sei un po' gelosa di Astrid? Secondo io la detesto Astrid, ma tanti, cioè allora, Astrid ci sono due cose. La odio perché è una delle tipiche stereotipi della donna forte, figa e tutto il resto, e perfetta in tutto quanto, che infatti nel terzo ritorna tantissimo, sta cosa mi dà fastidio. E poi dall'altra parte c'è la me tredicenne con la cottona assurda per Hiccup che le dà sul culo il fatto che Astrid è la fidanzata. Ok, va bene. Abbiamo fatto un piccolo passo avanti nella nostra terapia, Sofia, dai, non ti preoccupare. Secondo me stiamo facendo progressi. No, perché la crash per il capo c'è ancora dopo 6 anni, quindi dai che prima o poi gli metteranno un po' di, tutto ciò finirà. Sono personaggi magnifici. No, dicevo, esatto, dai che prima o poi gli metteranno un codino e tutto ciò finirà. Esatto. No, perché il capo lo accetto anche con il codino, c'è un artista che... vabbè, ok, allora qui siamo alla proposta di matrimonio, Sofia, dai. Più o meno. No, raga, Astrid è un personaggio bellissimo, non potete dirmelo. Astrid è veramente uno dei personaggi peggiori che sia mai stato scritto. La tipica perfettina che tutti devono guardare e dire wow, come sei figa. E poi non fa un cazzo. Anche perché, ragazzi, mi dispiace dirlo, ma Astrid è la colpa per la quale Stoic muore, fine. Spoiler alert. Spoiler alert, è uscito nel 2015, lo sa l'universo che è morto Stoic, dai. Sì, io avviserei comunque. Carino che ci tenta Matteo di avvisare la gente su cose anche un, esatto, po' più vecchiotte. Sì, in effetti, dai, Matteo, sei una persona di buon cuore. No, tu no, Sofì, mi dispiace. Io sono, no, di buon, tu, Sofia, tu, Sofia, triggeri tantissimo. Va bene, no, così, cioè, è questo lato di te, io lo adoro. Solo che sei adorabilmente triggerabile, quindi sei carino. Okay, non ce la posso fare. Cioè, ma tra l'altro io mi sono spoilerata della sua morte prima di vedere i film. No! Quindi cioè, è tipo una vendetta. No, scherzo. Poveretti. Allora, aspetta. Speaking of crushes, sparatele. Quali sono le vostre crush di anime, manga, film d'animazione? No, oh, aspettate. Scusate, ragazzi.
Forza ragazzi, dai. Qua la prima crush, io inizio, io ero innamorato direi di Beyblade. No, va Madonna, quello, anch'io! Quello aspetta, tipo... era il tizio con i capelli viola che era con i segni sotto... No, Ray era il cinese. Esatto, proprio lui. Ok, cioè, no, perché... Ah, no, 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 io l'altro. Okay. Che l'altro. UK, non Ray, io di Kay. No, io ero per Ray. Allora, le mie crush. Che crush. Ma... Allora, devo essere brutalmente sincero, io ho letto il manga di Ghost in the Shell quando era alle scuole medie e dovete sapere che era un manga parecchio forte anche dal punto di vista delle tematiche adulte. Mi sono letteralmente innamorato della protagonista Motoko Kusanagi perché era un personaggio che mi apriva un mondo dove lei era praticamente un cyborg che aveva un'identità sessuale molto forte, ma anche molto, molto inedita per gli anni 90, e mi sembrava veramente un personaggio che rompeva qualsiasi barriera. L'ho trovata veramente magnifica sotto ogni punto di vista. La Motoko Kusanagi dei fumetti era veramente la mia crush delle scuole medie in assoluto. Poi c'era la Mu, ma la Mu ero troppo più piccolo. E quando ero più piccolo, vi ricordate Creamy? Chi di voi se la ricorda? Sì, ma l'incantevole Creamy. Creamy faceva schifo, infatti dicevo, ma perché tutti non si accorgono di quanto è carina Yu con quel caschetto blu? Che è proprio adorabile. Quando ero piccolo io dicevo questo. Dicevo, ma che è stata a guardare quella che sembra, non lo so, sembra come le signore che vedevo a Torre del Lago quando accompagnavo mia mamma che andava a cantare all'opera. Cioè, davvero, cioè, aveva questi costumi, questi trucchi che sembrava che gli avessero sbattuto in faccia una pila di colori primari a caso, e Yu che era così carina, così bellina, con questo vestitino, così innamorata, niente, vabbè, ok, questo è... Ruggine per il sociale, sempre. Ah, attenzione ragazzi, qui ce ne sono un sacco, allora, vediamo. Allora, Mati Aku della città incantata, Mati, buon gustaia. Poi Hinata di Haikyuu, oddio, chi era Hinata? Aspetta, Hinata, protagonista. Protagonista. Ah, ok, scusate. Milo, no, scherzo. Allora, poi, Reri Shan dice il maggiore, vabbè, sì, il maggiore, l'unico, inimitabile. Alice, Derrieri di The Seven Deadly Sins. Sì, è Derrieri è bellissima, Derrieri è bellissima, ma Banna non la batte nessuno. Allora, Psycho di High School of the Dead, Robby, ti do una notizia, io sopra i 30 anni tutte le protagoniste di High School of the Dead sono state una crush, però va bene. E poi Arturia Pendragon di Fate, sì, Arturia di Fate era piuttosto bella, sicuramente migliore di tante altre della serie Fate, che tipo per esempio Nero Saber, di tante altre Saber era la migliore. Nero Saber era veramente un personaggio ridicolo. Un solo nome, Nadia. Grazie. Voglio dire, scusatemi se mostro di nuovo fieramente la mia statuina di Nadia e il mistero della pietra azzurra. Questa statua gigantesca che ho comprato in Giappone, bellissima, meravigliosa. Scusatemi. Aspetta, Kurenai, no, Neko. Inuyasha e Sesshomaru, mi piace vincere facile, approvo tantissimo. Avevi 10 anni e grazie, voglio dire, ma Sesshomaru era fatta apposta, voglio dire, ragazzi, dai, voglio dire. Sì. Ma Sesshomaru che era invincibile, quindi anche allora, dal punto di vista nettamente patriarcale, voglio dire. Sesshomaru era la crush anche della Takahashi, lo sappiamo tutti, cioè punto, fine, perché sennò non gli avrebbe, no, non faccio spoiler sul finale di Inuyasha, che magari c'è qualcuno che non l'ha visto, anche se non penso, perché è uscito tipo millenni fa, ma non si sa mai. Io non l'ho visto, ad esempio. Perché la nostalgia di Inuyasha, vi consiglio di guardarvi Yasha Ime, che comunque... Ma che scherzi! Prolunga un pochino quello che era il piacere della serie. Poi, vabbè, dipende dai gusti, però a me è piaciuto molto seguire le vicende di Yasha Ime. Io me lo sono guardato, c'è anche la seconda stagione adesso da guardare. Ma quindi, è carino, scherzi, dai, era, sei d'accordo. Cosa?
col tuo ma scherzi intendevi che sei d'accordo con quello che ha detto Ruggine. Esatto, esatto, ma scherzi era inteso come ma scherzi, ma tutti lo dovrebbero guardare. Cioè tipo, ora, now, andate, perché non l'avete ancora visto? Spagaci la tua crush però, adesso. Ne ho tantissime, allora, Sesshomaru, oddio, Kei, Van, poi aspetta. Van di... poi sì, Bandi se vedete sì. Poi vediamo un po'. Oddio, Goblin Slayer, proprio Goblin Slayer. Grande! Finalmente qualcuno capisce quanto è bello quell'autistico che distrugge Goblin. No, ragazzi, io c'ho tutta la serie, lui è eccezionale, punto. Cioè, è eccezionale, punto. Io lo trovo un personaggio stramagnifico, ragazzi, sotto ogni punto di vista. Ne ho veramente a iosa, se volete vado avanti per tutta la serata a raccontare per tutti, quindi Alucard, Trevor, poi... oddio, datemi un manga e vi dico che qual è la mia crush. Aspetta, aspetta, Terraformers! No, aspetta, Terraformers devo pensarci un attimo. No, perché non l'hai detto. No. Voglio dire. Ma lì ci sono delle potenziali crush anche per te, secondo me, Giada. Ma lo so, il problema è sempre quello. Ad esempio, dei Cavalieri dello Zodiaco mi piaceva tantissimo Dragone, ma perché era uno sfigato di merda, in realtà semplicemente... Poveraccio! Poverino! Io ero Sirio per il sociale, dai, era semplice la cosa, cioè non potevi, amavi Sirio per il sociale. Sirio, dove passi le vacanze quest'anno? Hong Kong. Ah, no, scusate. No, esatto, ma cioè lui, vabbè, lui veramente Sirio per il sociale, oppure un altro sfigato, vabbè, Ryoga, povero sfigato della vita. Cioè, dammi un manga, veramente vi darò la mia crush se l'ho visto. Qui stanno snocciolando altri nomi, ragazzi. Per esempio, Cathy Hart era più per Koga, anche se Inuyasha. Vabbè, sì, Koga in effetti, poteva essere. Koga era carino, però era un po' troppo idiota. Cioè, nel senso... gli mancava qualcosa. Era un mix tra... era Sesshomaru... in versione sfigata, cioè perché comunque assomigliava troppo a Inuyasha, cioè erano due sfigati, cioè due cani che si menavano tra di loro, invece cioè... Ma che Sesshomaru era un cane, però che razzismo, ragazzi, dai. No, vabbè, senti, erano tutti entrambi due canidi che si mordevano la coda a vicenda, for cortesy, avevano l'intelligenza di un paralume, cioè... Paralume, che bello. Aspetta, Kurenai se ne esce con un'altra cosa. Itachi Uchiha di coso di Naruto, presumo. Ah, sì. Vabbè, grazie. Vabbè. Però se tiriamo fuori ninja di Naruto, penso che ci sarà un'ecatombe qua, credo. Ma più o meno. Ma te, vinci le tue. E il problema grosso è che io non ho mai avuto crush. No, Matte. È un concetto che ho scoperto di recente guardando i video su YouTube. Ho detto, in effetti c'è un sacco di gente che mi parla delle crush così, dei personaggi, dei cartoni. Ma proprio non sapevo che ci fosse così tanto di moda. No, ma non è una moda, io ce l'ho, cioè, allora se fosse una moda sarebbe in una moda dal 1989, cioè. Da quando sono nata io di crush per i personaggi. Quindi purtroppo per questo non posso aiutarvi. Cioè, io vivo così, io vivo una crush alla volta, per cortesia. Guardaci le tue. Ragazzi, aspettate, c'è praticamente Tasten ci ha mandato... No, come questa pagina? Marco non si sente. Oh, Tasten! No, Marco, non ti si sente? No, ma perché ho tutto le cuffie. Aspetta un attimo, intanto cerco la pagina di Tasten, perché qui mi sa che... Ah, ecco, finalmente si vede. Attenzione, ragazzi,
spogliati della voglia di combattere, non gioca a Genshin Impact, ma l'ho scelta per affezione alla doppiatrice Chiwa Saito. Ora vi faccio vedere il disegno di Tasten. Oh, vediamo. Che sarebbe... Ah, che bellissima! Che bella! Jean, Jean, non so come si può dire. Spogliati della voglia, ragazzi, spogliati della voglia di combattere, è una frase tipica del personaggio? Spogliati della voglia di combattere? No, io lo chiedo perché nemmeno io sono un mega esperto di Genshin Impact. È che io purtroppo è il mio citazione personaggio. Di Kill la Kill, citazione di Kill la Kill, ok. È l'unico personaggio visto. È l'unico personaggio di quelli base che non ho. Ah, io ce l'ho invece lei. No, io lei non l'ho mai trovata. E però Violet Evergarden, Zero Two, Darling in the France, Gogo di Big Hero 6. Sì, ok, ragazzi, stiamo facendo. Sì, ok, abbiamo Crash in qualità industriale. Big Hero 6 è fantastico. Ma aspetta, Gogo chi era Gogo già? Gogo era Gogo Tamago di Big Hero 6, quella con le ruote di bicicletta cibernetiche. Ah, quella gialla. Beh, fighissima. No, io invece Big Hero 6 ho pensato immediatamente, ero già abbastanza grandino, però il fratello Tadashi, Madonna che mio, Tadashi. Cioè proprio Tadashi, sì. Madonna. Io invece la mia prima crush in assoluto è stato Tommy il Power Ranger bianco. lo sai vero che non erano i veri Power Ranger quelli? Oh, sì, lo so. No, ma in realtà era quello verde che poi diventava bianco. Perché diventava buono? Non mi ricordo. Allora, in realtà lo shippavo con Kimberly. Lui aveva il Dragon Zord con cui poteva sconfiggere il Megazord dei Power Ranger da solo. Per quello piaceva tanto anche a me, perché lui da solo praticamente prendeva a calci nel sedere tutti gli altri Power Ranger. Era quello della prima serie, che aveva una specie di spada che suonava come un flauto. Sì, vero. Megazord ignorante come un derby Lazio-Roma che sfondava palazzi e a colpi di coda, cioè, no, era veramente bello. Sì, in effetti, ora ripensarci, il colore Power Ranger. Lui poi ho avuto Vegeta. Beh, Vegeta, ciao. Vegeta piace a tutti. Eh sì, Trunks, ma solo per un po', poi mi è passata. Ma Ruggi, devi messo il mio disegno, non mi hai detto niente, maledetto, adesso stavo guardando. Beh, maledetto. Devi essere sempre pronta. Esatto. Tra l'altro, sono già le 11:46. Cosa? Quanto è che siamo in live, ragazzi? Cioè, noi stiamo disegnando allegramente, a me non mi sembrava fosse passato tutto questo tempo. No, giuro! Vabbè, sono totalmente complesse le cose che... Ditemi voi, io tanto, cioè, lavorare oggi ho lavorato, il piano di lavoro per domani ce l'ho. Io ho finito, cioè, quindi... Io purtroppo non penso di poter rimanere molto di più. No, vabbè, ma tanto, io tanto lo posso finire anche stasera, tanto metto soltanto le ombre piatte, sto facendo una cosa molto con le flattine. Ah, sì, no, comunque... Per concludere il discorso, io penso che per i personaggi di Big Hero 6 io penso di aver avuto una crush per ognuno di loro, tranne per Fred e per il cattivo, vabbè. Però penso di aver avuto una crush per tutti. Ragazzi, Amira Lumine ci dice che ha postato anche lui / lei. Aspetta, vado a cercare. Aspetta. Ciao, io non trago. Aspettate un attimo. Non vedo il tag, però non ha taggato me, Amira Lumine. Gli altri due che bellino, aspetta che lo faccio vedere io, visto che tanto il disegno l'avevo finito. L'ho trovato. Oh, è proprio caruccio. Va bene, fai vedere te o faccio vedere io, Sofì? Aspetta, allora faccio vedere io. Ok, aspettiamo. Sì, così fai vedere anche il disegno finito, Sofì. Vai. Che caruccia! Oh wow! Gagnù! Ma è bellino, bravo! Ma è proprio bellissimo, è proprio carino! E io metto subito il mi piace.
già messo, ti ho battuto sul tempo stavolta. No, non è possibile, maledetta! Mi hai battuto di 2 secondi! Accidentaccio! La prendo sul personale, Sofia, sappi. Va bene. Come ti sei usato? Come ti sei usata è bellissimo. Cioè. Come ti sei usata? Non come hai usato, come ti sei ragazzi, usata. Io ho troppe crash. No, ho detto così, ragazzi, che bello. Quindi devo avere la testa ancora un po'. No, no, non l'hai detto. No. Io. Tranquillo. Vediamo. Oddio, Albedino e Sucrose. Però Albedo in realtà secondo me non si innamora di nessuno. Ma no, anche secondo me. Ma non penso neanche che possa. Reference, prima cercando reference ho trovato un collage di lui con la bandiera Aroeis e ero tipo no, vabbè. Eri tipo no. Come? Eri tipo... No, vabbè. È inaspettato vedere che la gente fa degli headcanon sui personaggi dicendo che sono aromantici o asessuali, non succede mai. Ma infatti secondo me il rapporto tra Albedo e Sucrose è lei che è innamorata di lui e lui che non gliene frega. Lei è sottona. Lei che è sottona, Sofia per il sociale, sempre. Sei una crudeltà unica quando parli di no, allora, quando è così si chiama sottoneria. È come no, poeta innamorata. Per i personaggi immaginari, è sottoneria. Cioè. È in un certo senso è una crush per lei. Attenzione, si ritorna al tema. Sottoneria. Quindi tutti quelli che hanno le crush stai dicendo sono dei dissozi? No, allora i sottoni sono quelli che farebbero di tutto per un'altra persona anche facendosi tipo calpestare come se fossero degli zermigni, di conseguenza si chiamano sottoni, no? Il cuore. Non so se mi hai convinto. Va bene, è tranquillo. Ma questa cosa succede anche nella vita reale, non solo nei manga, ragazzi, mi dispiace. ed è una cosa terrificante da sentire, perché poi uno dice ah, dico il mio passato, ah, dico va bene, che bello. Ma perché privarsi di essere dei sottoni? Forza, ragazzi, su. Che volete che esatto. Vi succeda in fondo? Un cuore in 1000 pezzi comunque funziona e continua a battere. My heart will go on. Aspettate. Qua. Allora, vediamo un attimo se ci sono altri commenti. Qui c'è la gente che ci segue a oltranza, grande. Allora, Mati, io sono una sottona della Madonna, perfetto. E parto di complessi. Grande, Sofì, grande. Oh, anch'io sono una sottona, raga, quindi va bene. Allora, il commento copre Giada e Ruggine. Beh, è semplice, facciamo salire Giada qui e Ruggine qui. Hello! Hello, Sofia nel momento in cui diceva che era una sottona, infatti sta sotto il commento. No, no! Sì, vabbè, che culo, c'è un tasto qua. Ho conquistato. Hai conquistato la tua libertà, Sofì, sì. Sofì Freedom, liberate Sofì. Free Sofie. No, comunque no, allora sarebbe Sofì. Questo è peggio di Sofia Soffia, dai. Cosa? Sofia Soffia, la solita battuta. Io non ho mai detto Sofia Soffia, chi è che ti ha detto questa cosa? Tutti i miei compagni di classe che venivano alle mie feste di compleanno mi guardavano davanti alla torta Sofia che le candeline. Ok, però Sofia, lo capisci che non potevano di qua. Qualcuno si sarà reso conto dell'imbarazzo, ma io credo che qualcuno di loro, poverino, ci abbia pensato e detto Sofia, dai, metticela tutta! E Sofia, figurata, dice, ah, cosa stai dicendo? Dico, la vedo così. Vuoi forse insinuare che non ce la sto mettendo tutta? Aspetta. Comunque stavo pensando al fatto che io di crush di personaggi di anime ce n'ho veramente poche. Io veramente tante. Perché non sei una sottona, giusto Sofia? No, è perché ce l'ho di più per i personaggi dei film d'animazione.
Sofia, non ti... Sofia, non ti preoccupare, io sopperisco le tue mancanze. Allora, aspetta. No, perché comunque ce ne ho, c'è tipo Genos di One Punch Man. Oddio, vabbè, ascolta. Lo amo così tanto da avere il Nendoroid qua sempre con me. Yato di Noragami. Yato di Noragami. Sì. Allora, Yato di Noragami è un disoccupato. Ma a me piace tantissimo. E poi c'è... come in realtà sai che adesso mi sfugge il nome, il personaggio maschile di Little Witch Academia. Oddio, lo sai che sfugge anche a me? Ma si chiama tipo Andrei, non mi ricordo come si chiama. Se si chiama Andrei è una trollata. Non mi ricordo. Andrei era il quel povero, il povero, il mai dimenticato protagonista maschile di Versailles Nobara, un povero esatto. Che becca tutte le malattie possibili, che viene messo in croce da qualsiasi piaga biblica che esista al mondo, per stare con una donna che non lo vuole o lo vuole male, cioè veramente, André. Povero André, ragazzi, quanto era sottone anche André, dai. Però ricordiamoci che Andrea ha fatto anche delle scene un po' belle tostine, eh? Cioè la sua rivincitina ce l'ha avuta un paio di volte. Sì, Andrea ha fatto anche cose buone. Ha fatto anche cose buone. Ok, ragazzi, scusate. Basta. Io ci sto morendo. Andrea non sottone, attenzione, facciamo una petizione su Instagram. Però cioè, io sono di più per i personaggi dei videogiochi o dei cartoni animati del tipo, ragazzi, Jack Frost. Ok. Jack Vabbè, Frost. Hiccup con i capelli bianchi, comunque. Jack no, Frost. Sono totalmente diversi. Hiccup al naso a patata e già questo è totalmente diverso Jack Frost. Sei proprio sicuro? Sì, poi che altro c'è? Ciao Alice, buona serata e non farti ammazzare la tua mamma. Ciao. 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 Sofia, guarda, le candeline hanno il codino. No, e dai. Questo è diventato un meme, quello del codino. Sì, grazie, ma infatti. Cioè, abbiamo creato un meme grazie a te. Non c'è di grazie. Ora creeremo una matitina col codino. No. Matitina col codino, io ti amo! E poi ci butteremo da una finestra, non lo so. Allora, ragazzi, io ve lo dico... Sarei a disegnare ancora altre 3 ore, quindi se vogliamo accomiatarci facciamolo adesso, yes. Altrimenti mi sa che perderemo l'occasione. Sono se d'accordo. Dobbiamo andare, se qualcuno di noi deve andare a dormire o ha degli impegni lavorativi importanti domani, io vi direi a malincuore di ora o mai più. La spina a questa live, che comunque, ve lo devo dire, è stata veramente una live bellissima, mi sono divertito molto. Abbiamo disegnato tanto e bene, credo di poter fare assolutamente. Ci possiamo fare i complimenti a tutti quanti, quindi adesso faccio una bella carrellata dei disegni che sono stati fatti. Parto da quello di Sofia, lo state vedendo tutti, non riesco a capire il commento it's wrong, però va bene. Stavo guardando il quaderno, ma in realtà questo disegno non mi piace, quindi balza, vai. Vabbè. Passa agli altri. Poi quello di Giada. Eccomi. Bella. Facci vedere la schiena di questo personaggio e anche, ehi, che bel vestito. Grazie. Wow. È venuto bene anche l'hobby che dicevamo. Sì, il è proprio figo. Stavo cercando, bellissimo. Sì, l'ho cercato, ho trovato un video dove fanno vedere il personaggio che gira di 360 gradi. Ok, sì. E ho fermato esattamente il frame dove si vede un micro angolo della schiena e ho cercato di riprodurre. Micro angolo della schiena e side boob, giusto per gradire. Ragazzi, anche lei sta facendo un ride insieme ad altri 3 utenti, quindi grazie. Grazie. Ti becchi la carrellata dei disegni. Mettiamo ora, bello comunque Giada, ora metto il disegno di Matteo 2, perché in ordine cronologico e di età... Bello, è niguante. Sì, purtroppo non sono riuscito a fare l'ambientazione tutte, neanche le ombre, però ho messo i colori di base. È figo, mi piace. È bello pulito come inchiostrazione, come al solito. Tu sull'inchiostrazione c'hai un vero punto di forza, non mi sta mai dicendo. Poi metto di Marco. Questa volta non t'ho chiamato Matteo, Marco.
L'ho detto, c'era uno Ever Skype. Esatto. Bellissima, e ci tira a sottolinearlo, Marco. Marco, vorrei sottolineare, esatto, che non ho sbagliato il tuo nome. Marco. Marco. È veramente, grazie, bello. E mi piace, è anche la pietra di palette. Figo. Mi sono divertito un sacco. È proprio bella. Tanto dinamica. E questo eccesso di capelli dei personaggi di Genshin Impact insieme ai vestiti vaporosi e lunghi, proprio adattissimi al combattimento, stavo pensando. Però sì, esatto, è una piccola cosa che volevo condividere con voi. No, ragazzi, ma in un manga non potresti mai disegnare un personaggio così, perché ti ammazzi tutte le volte a disegnarlo. Cioè, dai. Hai visto come lavorano le clamp? Io veramente volevo morire una volta che guardavo una tavola. Vabbè, le clamp sono psicopatiche, ma sono anche in 5, quindi uno dice sì, ma poi non finiscono le cose, quindi è inutile che le inizino, basta. Sì. Smettetela, anche quello è vero. Ora mostrerei Matteo 1 in ordine cronologico di età, perché è più grande. Ah, si va in ordine cronologico di età? Ok, non l'avevo capito adesso. Per quale motivo secondo te sono l'ultimo? No, sto scherzando. Vabbè, bello anche questa cosa qua. Hai fatto l'effetto trasparente della sfera. Che figo. Bellissimo. Le carte bello, dei tarocchi di Genshin Impact. Questa è la papessa. Esatto, sì, potrebbe essere la sacerdotessa. Sì, la papessa, esatto. L'impiccato a chi lo facciamo fare? A Diluc? No, è Utao. Vabbè, no, Utao potrebbe essere la morte. No. No, non lo so. Comunque, probabilmente lo ricolorerò anche a Copic. Questo, visto che gli altri li ho fatti tutti a Copic. Però, figo. Ma è sempre la tua normale colorazione a Copic trasposta in digitale, infatti. Sì, è vero. Sì, poi ci metto molto della. Una cosa che mi fa impazzire è quel puntino bianco che hai messo nei personaggi. Negli occhi, scusa. Ah, è puntino bianco microscopico zin. Che risalta tantissimo, esatto, anche da lontano. Porca miseria. Questi sono trucchi, ragazzi. Imparate questi trucchi. Tanto se non venite a lezione da noi non ci riuscite. Va bene, e ora come ultimo, vai, come al solito, ecco questo coso. Wow! Che ignoranza! Sono veramente felice che abbia questa ignoranza abissale addosso. Peccato che non sono riuscito a fare tutti i dettagli del costume, ragazzi. Mi ci sono sforzato, ma... Ma buona fortuna a fare tutti i ricami, le cose. No, vedete le mani, le avevo anche disegnate, ma come diamine fai? Cioè, solo per la parte centrale del disegno ci ho messo una quantità di tempo assurda. Però vabbè, dai, posso considerarlo un buon risultato questo qui. Sì, no, decisamente. Ci mettiamo è una stupenda firma. Ruggine, allora, si sbilancia e dice che è un buon risultato. Ho lavorato tanto, dai, me lo merito. Praticamente 3 ore. Sì, 3 ore. Praticamente 3 ore. Ricordiamo a tutti quanto siamo stati molto, molto professionali. Se avessimo degli orari su Twitch, probabilmente verremmo multati. Comunque, allora, ragazzi, bravi tutti, che sembra quasi una trollata. In realtà, non trollata tua, Tasten. Non è una trollata, bravi tutti, perché veramente abbiamo fatto un bel lavoro, se posso dirlo. Bellissimi, ragazzi. C'è stata una bella interpretazione dei personaggi. Io mi diverto sempre tantissimo a vedere quello che disegnate, a rubarvi anche le tecniche sotto banco. Questo però non ditelo a nessuno. Mi raccomando, io dico, cercate di suggerirci anche degli argomenti da casa, commentando. Di qualcosa che vi potrebbe piacere come argomento. Noi abbiamo un programma che comunque già prevede delle cose molto succose e che vedrete nelle novità di Lucca Manga School. Continuate a seguirci, seguite i nostri corsi, seguite le nostre live e speriamo di rivedervi tutti martedì prossimo. Detto questo, ragazzi, ciao a tutti quanti e buonanotte. Buonanotte, buonanotte. Ciao a tutti. Ciao.